Buongiorno, benvenuti al laboratorio Paesaggi Creativi, al secondo giorno di questo laboratorio organizzato dall'Associazione Le Pulci di Procuste, un progetto finanziato dalla Regione Puglia, da Laboratori dal Basso. E in questa seconda giornata, qui al Monastero di Sant'Elia, parleremo di marketing territoriale. Presente con noi il professor Francesco Dini dall'Università di Firenze, il quale da esperto in materia appunto di marketing territoriale ci accompagnerà in una giornata per capire un po' di più come fare marketing e provare anche a sviluppare delle idee di commercializzazione, di sviluppo di questo territorio. Quindi una seconda giornata che prosegue sempre all'interno del primo modulo che è stato realizzato ieri con le presenze della dottoressa Katia Rizzello e Francesca Ruppi. Quindi oggi daremo un taglio un po' più tecnico, spero che i presenti rimangano insomma quanto più a lungo per condividere queste ore con noi. Ringrazio i partecipanti presenti che nonostante un po' il caldo e gli altri impegni che insomma ci possono essere sono presenti. Mi sento insomma credo di aver sentito il dovere di ringraziare il sindaco del comune della città di Campi Salentina che è oggi qui presente e dimostra il suo interesse sia a questo laboratorio, quindi, ma anche essendo diciamo sindaco del comune di Campi che insieme ad altri comuni titolari di questo bene, il Monastero di Sant'Elia, appunto dimostra una sorta di interesse con l'obiettivo, speriamo noi come associazione, di fare qualcosa affinché questo posto ritorni a splendere come avvenuto in passato. Lascio la parola al professor Francesco Dini e vi auguro una buona partecipazione e buon lavoro. Bene, io ringrazio Gianfranco. Lo ringrazio di avermi chiamato, sono felice di essere qua con voi. L'argomento delle cose che discuteremo questa mattina e questo pomeriggio è il marketing territoriale. In realtà l'approccio non è esattamente quello che ha detto Gianfranco, anche se ti ho detto che noi possiamo essere flessibili, cioè possiamo considerare la traccia che discuteremo realmente come una traccia e poi la possiamo tranquillamente adeguare e sarebbe interessante anche col vostro contributo, con le vostre sollecitazioni. Direi che ci dovrebbe essere un sistema a doppia entrata di sollecitazioni, nel senso che io, come ho già anticipato a qualcuno di voi nelle quattro chiacchiere che abbiamo fatto fuori, credo che vi proporrò una lettura non del tutto convenzionale del marketing territoriale e di conseguenza vi darò delle sollecitazioni che probabilmente di solito non si hanno nel momento in cui si ragiona con gente che si occupa di marketing territoriale, però questo può essere interessante giusto alla luce di un confronto, di un interscambio di opinioni che specie nel pomeriggio, no? Era in ogni caso previsto che avremmo in qualche modo interagito, insomma possiamo anche confrontare, chissà, opinioni diverse, punti di vista non del tutto ortodossi, non del tutto protocollari che io proporrò alla vostra attenzione, un particolare tipo di lettura del marketing territoriale che è un tipo di lettura critico. La mia idea era di fare essenzialmente questo, tanto che se io uscissi da questa schermata, se lo posso tranquillamente fare, normalmente, ecco, dovrebbe bastare questo. Si riesce a vedere? Sì, lo si vede. Ho fatto io qualcosa che non va? Se si va alla schermata, se si toglie lo schermo intero, no? Voi vedete che i titoli
delle due occasioni di incontro che abbiamo, quello della mattina e quello del pomeriggio, riguardano il marketing territoriale. Questa mattina dovremmo parlare di marketing territoriale come strumento di riorientamento dei modelli locali di sviluppo. Questo di fatto è il marketing territoriale, anche se forse le cose sono un po' più complicate, lo vedremo. Nel pomeriggio ragioniamo rapidamente di uno studio di caso che tende a, uno studio di caso piccolo, uno studio di caso minore, che tende però a mostrare come quegli elementi di criticità, che sono elementi di criticità rischiosi, perché sono abbastanza, come dire, mimetizzati all'interno del sapere normativo del marketing territoriale, però esistono, ma normalmente non se ne ha percezione. A volte capita che ciò di cui non si ha percezione e di cui conseguentemente non si sospetta l'esistenza e non lo si vede, non si vede l'inciampo che c'è nel cammino che stiamo facendo, provoca il fatto che uno inciampa e di fatto il progetto di marketing territoriale non va a buon fine. E quando questo succede, questa è un'altra peculiarità del marketing territoriale, un elemento forte di distinzione tra il marketing territoriale e il marketing vero e proprio, le conseguenze sono normalmente peggiori di quelle che avvengono quando fallisce il progetto di marketing di un'impresa. Ora è chiaro che quando fallisce un progetto di marketing, che sia territoriale o che sia di un'impresa, per chi l'ha fatto è un guaio, perché ovviamente ci ha investito, si è impegnato in una particolare direzione e non è andato a buon fine ciò che lui ha fatto. Però nel caso di un'azienda, è come dire, in qualche modo ci si trova all'interno di una sorta di percorso obbligato. Fra di voi c'è anche chi ha fatto azienda o sta facendo azienda, sa perfettamente che chi fa azienda è obbligato, l'imprenditore è obbligato ad andare sempre avanti, e ceffoni se ne pigliano tanti. Quando prendi un ceffone ti devi immediatamente dimenticare di aver preso il ceffone e ricominciare da capo, se no smetti di fare l'imprenditore e fai un altro mestiere. Allora, per similitudine, questo dovrebbe accadere anche a chi gestisce i progetti di marketing territoriale. Ma è qui che l'isomorfismo fra l'attore del marketing, cioè l'impresa, l'imprenditore, e l'attore del marketing territoriale, qua anticipo delle cose a cui poi arriveremo in modo un po' più approfondito, che non è un'impresa, che non è un imprenditore, di solito è un ente pubblico. È un ente pubblico che deve chiamare a raccolta le forze locali, gli stakeholder, eccetera, eccetera, però l'iniziativa è sua ed è realmente, nel caso del marketing territoriale, un intero sistema locale, un intero territorio che dovrebbe augurabilmente muoversi remando tutti nella medesima direzione per ottenere quegli obiettivi. Quando fallisce un progetto di marketing territoriale non sono soltanto le risorse finanziarie che vengono disperse, che vengono perdute, perché è più difficile mettere in piedi iniziative di marketing territoriale. In un'azienda le cose avvengono inevitabilmente, devono avvenire per forza, avvengono, il marketing territoriale è complesso, per cui non vengono disperse soltanto risorse finanziarie, che pure sono molto scarse, vengono disperse risorse scarse che, anche se non si misurano con i quattrini, forse arrivo a dire che sono più importanti. È l'impegno, è la motivazione, è la disponibilità anche disinteressata a mettere insieme il lavoro, e le esperienze negative sono micidiali, perché una volta che fallisci con un tentativo ne ricavi un ricordo negativo che rende più difficile riprovarci. Non sei un'azienda, non sei obbligato a riprovarci per forza prima di portarli in tribunale, e quindi quei mattoni, quegli inciampi che si trovano, gli elementi, le aporie del marketing territoriale, è bene metterli in evidenza. Per questo il nome file, no? Utilizziamo tutti il computer, il nome file a volte lo metti a caso, lo digiti così. Il nome file, che in qualche modo forse è addirittura più fedele di quanto non siano i titoli specifici delle due sessioni di mattina e pomeriggio, è Critical Territorial Marketing. C'è lettura critica del marketing territoriale, peraltro, scusatemi, è anche un po' ironico, c'è anche un po' di ironia, perché è evidentemente in lingua inglese, però come vi dicevo, come diceva qualcuno di voi fuori, poi ci arriviamo, il marketing territoriale in realtà di britannico, di anglosassone è molto poco, è una cosa molto europea, in modo particolare molto molto italiana. Allora, scusate. Questo, io ahimè,
ho un raffreddore di stagione, per cui diretta streaming sono costretto a soffiarmi il naso, poi la diretta si becca la soffiata di naso, poi semmai la tagliate nel... Allora, no, scusate, che succede? Allora, dall'inizio, ecco qua. E qui vedete, insomma, le informazioni essenziali di questa giornata. Io sono Francesco Dini. Qua vedete il mio indirizzo mail, che è l'indirizzo mail del server dell'Università di Firenze. Insegno, come diceva Gianfranco, all'Università di Firenze. Se ho messo il mio indirizzo di posta elettronica è anche per metterlo a vostra disposizione, cioè credetemi, non è strumentale, non è una captatio benevolenza, insomma, se sono qua e se parliamo di queste cose sarei io per primo contento se le cose che diciamo avessero un seguito in qualche modo, insomma, io potessi del tutto disinteressatamente, dico, non è che sto cercando lavoro, del tutto disinteressatamente, se posso portare qualche contributo lo porto volentieri. Per prima cosa, in qualche modo io vorrei presentarmi, nel senso che non ho la notorietà di Philip Kotler, che è il guru del marketing e che non ha bisogno di dare il suo curriculum nel momento in cui parla di marketing. Allora, siccome vi racconterò delle cose, ve l'ho detto, critiche e in qualche modo anche anticonvenzionali, voglio in qualche modo, poi si legittimeranno sulla base della mia capacità di convincervi che le cose che vi dico sono serie e sono giuste, e magari ne discuteremo, insomma, però a priori c'è un filo di legittimazione che deriva dal curriculum, è bene che ci sia, e io sono essenzialmente questo. Sono nato nel 1955, non è per comunicarvi la mia età, è semplicemente per darvi la possibilità di collocare poi le mie esperienze. Dicevo già fuori ad alcuni di voi che io ho avuto due tipi di vita, nel senso che sono diventato professore universitario abbastanza tardi. Purtroppo io sono diventato professore universitario a 37-38 anni. Purtroppo nel nostro paese non è più così. Nel nostro paese adesso si diventa professori universitari molto più tardi, perché è una delle tante attività le cui porte di accesso, diciamo così, non funzionano esattamente come dovrebbero funzionare. Però in realtà quando tu cominci a fare un lavoro a 37 anni vuol dire che prima hai fatto molte cose. Questo è esattamente quello che io ho fatto in quella che ho definito prima vita precedente, dal 1976 al 1992, quindi per un periodo di tempo abbastanza lungo, io ho fatto il marketing manager per alcune società, prima a Firenze e poi a Milano. La prima si chiamava Admarco Firenze. Poi l'Admarco Firenze venne comprata da una multinazionale che io poi dovetti seguire trasferendomi a Milano, che si chiamava BBDO International, e poi ho lavorato come dipendente presso questa società la cui sigla è JWT, è la J. Walter Thompson. È una società storica, nasce a metà 800, nasce nel 1851 come società di servizi all'impresa negli Stati Uniti e poi diventa nei primi decenni del Novecento la più grande agenzia pubblicitaria a servizio completo del mondo e diventa molto rapidamente una multinazionale, anche perché ha imprese americane molto molto grandi che rapidamente si multinazionalizzano. Cioè, Walter Thompson apre sedi già negli anni 20 in tutta Europa, nelle principali capitali europee, e ancora adesso, pur non essendo più la più grossa e pur non essendo più un'agenzia pubblicitaria, anche se un'agenzia pubblicitaria a servizio completo è qualcosa di diverso da un'agenzia pubblicitaria, e questo spiega anche il motivo per cui sono andato a lavorarci, perché era in condizioni di offrire a un cliente giusto il servizio completo, cioè toccava tutte le leve del marketing, che forniva consulenza anche per la costruzione delle reti di distribuzione, consulenza di prodotto e poi evidentemente anche la consulenza della normale attività pubblicitaria che si fa per queste cose. Tutto questo è andato avanti fino al 1986 e poi ho cominciato a fare il libero professionista.
Semplicemente perché dall'esperienza fatta in tutte e tre queste strutture di impresa, soprattutto nell'AGEA Walter Thompson, mi sono trovato ad aver acquisito una competenza senza alcun merito, che avevamo molto pochi in Italia, avevamo in 4-5 persone, e io ho semplicemente preso atto del fatto che sarebbe stato molto più comodo per me poterlo fare a livello libero professionale. L'ho fatta a livello libero professionale fino al 1991 in pratica, quando mi sono reso conto, dice, ma perché ci racconta tutte queste cose? Scusate, andrò abbastanza rapido, però abbiamo molto tempo a disposizione, c'è un motivo, poi lo vedremo, per cui dico queste cose sono strettamente collegate alle cose che dirò dopo. Nel 1991 ho deciso di cambiare vita per tutta una serie di motivi, perché prevalentemente perché mi nacque il primo figlio. E ovviamente raccontai a mia moglie, dissi a mia moglie tutto quello che si dice alle mogli che stanno per fare il primo figlio, cioè che sarei stato presente al parto, che l'avrei ovviamente aiutato a tirare sul figliolo. In realtà non solo non sono stato presente al parto, ma per un anno circa io sto figliolo non l'ho visto. Io lavoravo a Milano, loro stavano a Firenze, io scendevo giù nel fine settimana, ma in realtà era abbastanza raro che scendessi nel fine settimana, perché facendo consulenza a imprese in forma libero professionale, questi lunedì mattina volevano un progetto e se tu il venerdì il progetto non l'avevi fatto, dovevi finirlo sabato e domenica, quindi non c'era spazio per il figliolo. Quindi io tornavo a Firenze, le poche volte che tornavo a Firenze prendevo in collo il bimbo. E probabilmente era un'idea mia perché era piccolino piccolino, ma mi sembrava che se voltasse verso la sua mamma gli dicesse mamma ma questo chi è? Per cui decisi di cambiare completamente vita e ho mollato tutti i rapporti, salvo un paio perché avevo contratti biennali, ma non erano particolarmente pesanti, e del tutto casualmente durante un anno che mi ero preso di sabbatico, come si dice, per fare il mammo, per fare il babbo, che sta con me, è stato benissimo, sono entrato in contatto con i miei attuali colleghi universitari che mi hanno proposto di entrare all'università. All'università si entra per cooptazione, cioè si viene scelti, non si entra volontaristicamente, si viene scelti da qualcuno. Non sto dicendo che è bene o male, dico semplicemente che ovunque è così che funziona. E non è che a me mi hanno conosciuto allora nel 91, io avevo avuto una collaborazione ininterrotta con l'università passando attraverso la statistica, figuratevi. Perché nel 1975 venne adottato come studente del primo anno del secondo anno dell'università dagli statistici dell'Università di Firenze, perché ero bravo con la statistica, ed è esattamente da questo canale mi invitarono a frequentare l'allora istituto di statistica e poi fu in ragione, la mia vita personale è stata realmente un susseguirsi di cose casuali, di opportunità prese semplicemente al volo così, senza che le avessi particolarmente previste. In ragione del fatto che ero uno dei giovani studenti che frequentavano l'Istituto di Statistica, su richiesta, su concessione dei professori, un docente dell'Università di Firenze di Statistica conosceva il titolare di questa società, che gli chiese se conosceva qualcuno, a quei tempi si cominciava a fare elaborazione al computer, di dati quantitativi, ricerche e così via, se conosceva qualcuno lui diede il mio nome, io andai a lavorare da questi. Ricordo che prendevo 450.000 lire il mese, a quel tempo ero contentissimo perché a 20 anni prendi due soldi, ed è lì che ho cominciato a fare queste cose. Da allora non ho perso contatti con l'università e siccome sapete elaborare bene i dati sono entrato in contatto anche con gli economisti. E gli economisti che elaborano i dati in modo più diretto sono quelli che studiano l'economia vera, cioè sono i cosiddetti economisti applicati, non quelli che fanno i modelli econometrici, quelli pure applicano la matematica, ma viaggiano su livelli completamente diversi. Quando devi elaborare i dati statistici per vedere com'è effettivamente una situazione, lavori con gli economisti applicati e gli economisti applicati in buona misura lavorano sul territorio, cioè studiano le economie reali. È da allora che io ho cominciato e sono stato chiamato ininterrottamente a far parte di progetti di ricerca, del CNR, del Ministero, di varie associazioni. Lo facevo perché mi divertiva, lo facevo perché, non lo so perché lo facevo, insomma, semplicemente l'ho fatto e mi sono trovato di conseguenza alla fine ad avere i titoli che mi hanno consentito di partecipare a un concorso universitario e iniziare questo tipo di lavoro.
quindi nel 1993 ho cominciato a fare questo lavoro. È divertente sotto certi aspetti. Io avevo smesso di fare questo lavoro perché non ne potevo più di stare a Milano. Il mio primo lavoro, avevo smesso di farlo perché volevo venire a Milano. E come sapete, i meccanismi con cui si accede all'università sono meccanismi di tipo pubblico, passano attraverso i concorsi. Io ho vinto un concorso e l'ho vinto a Milano. Non si sceglieva neanche concorsi nazionali, poi ti assegnavano una sede, che sono dovuto ritornare a Milano. Insomma, un curioso loop. Questo. Ho cominciato a fare un lavoro che non sapevo fare e ho cercato di imparare e l'ho fatto per circa 20 anni. In tutto questo periodo, quello che vedete scritto qua, in ragione dell'esperienza che piano piano mi ero fatto nella mia vita precedente, in quella che mi sono fatto nella vita successiva attuale, ho avuto una serie di incarichi che facevano riferimento all'una e all'altra competenza, ma di fatto poi insomma, sovente le incrociavano. Come vedete, vari ruoli e funzioni inerenti a sviluppo economico e marketing sono in carico di aziende private, agenti o enti pubblici territoriali, ed è quello che ho fatto. Ci ho maturato un ventaglio abbastanza ampio di interesse e di attività. Mi è capitato di fare il consigliere d'amministrazione di una banca. Dice, ma tu sapevi fare il consigliere d'amministrazione di una banca? No, no. Mi era capitato, francamente, nella mia vita precedente di lavorare per banche, in modo particolare per una banca toscana molto grande che si chiama Monte dei Paschi, ma avevo studiato lo sviluppo di prodotti, le carte di credito revolving che molti di voi utilizzano adesso. Sono state lanciate da un gruppo di lavoro McKinsey di cui io facevo parte, ma questa era la competenza che potevo avere su questa cosa specifica. La banca funziona in modo completamente differente. Funziona in modo completamente differente, ciò nonostante in ragione di queste competenze che mi venivano attribuite, mi hanno chiesto di entrare a far parte del consiglio amministrativo di questa banca. Io non ho trovato motivi per dire di no, ho fatto il consigliere d'amministrazione. Cercando di fare meno danno possibile perché non sapevo come si faceva, cercando di imparare, e quando alla fine del mandato finalmente avevo capito qualcosa di come funzionava, non mi è stato rinnovato il mandato, no? Che è un po' quello, qua c'è un sindaco se non sbaglio, è un po' quello che succede ai sindaci o al presidente degli Stati Uniti di cui si dice primo mandato serve per imparare a fare le cose e capirci qualcosa, il secondo mandato è quello in cui finalmente no, si può fare qualcosa. È un po' quello che mi è successo e se lo denuncio è perché vorrei scongiurare un rischio e il rischio è che voi, ma non lo so, forse effettivamente così, vi troviate davanti a una persona che non ha le competenze per parlare di ciò di cui vi dovrebbe parlare. Anche per questo vi ho illustrato con dovizia di particolari, insomma, per cercare di legittimarmi in qualche modo. Però se io dovessi personalmente fare la somma totale da esprimere in 3 parole per quella che è stata quella vita professionale che poi alla fine mi porta oggi, 14 giugno, davanti a voi a parlare in Puglia, nel Salento, di marketing territoriale, io francamente la sintesi maggiore sarebbe questa. Sarebbe la legge di Peter. E vi domando, qualcuno di voi conosce la legge di Peter? Davvero nessuno conosce la legge di Peter? È molto nota la legge di Peter. A parte che la trovate scritta lassù. Però conoscete la legge di Murphy. Che cosa dice la legge di Murphy? Cosa dice la legge di Murphy? La legge di Murphy dice che se c'è una possibilità che una cosa possa andare male, lo farà. Se ci sono delle possibilità per cui una cosa può andare bene o male, ma c'è la possibilità che non funzioni, non funzionerà. E una delle formulazioni più celebri della legge di Murphy è quella per cui se vi casca di mano un panino, una tartina imburrata, non cade mai sul dorso, in modo tale che uno lo prende, non dovrebbe farlo però. Ci soffia e la mangia ugualmente, ma cade sempre dalla parte del burro o della maionese. È empiricamente verificato che c'è un'elevatissima probabilità, tra l'altro, ora abbiamo anche internet, per cui se uno digita principio di Peter o legge di Murphy, trova in realtà delle cose divertenti. Ci sono anche delle spiegazioni di tipo fisico legate alla massa del panino medio, che spiegano il fatto che la stragrande maggioranza delle volte cade dalla parte del burro e non
perché cade da una particolare altezza che ovviamente varia dall'altezza di ciascuno di noi, ma grosso modo si colloca a un metro e qualche decina di centimetri da terra, e la massa del panino sarebbe, anche se esistono le piccole tartine, esistono i paninazzi, però la massa media del panino sarebbe tale che ruotando non ce la fa a finire tutta la rotazione e casca sempre su quella. Questa è la legge di Murphy, mentre la legge di Peter dice, ma noi in qualche modo l'abbiamo già espressa a mio carico e vale per tutte. La legge di Murphy è ovviamente una sorta di scherzo. La legge di Peter è stata formulata da Peter, che è uno psicologo, e è oggetto di studio. La si analizza in termini, colleghi del Dipartimento di Scienze Economiche la utilizzano in termini di teoria dei giochi, dice che vale per ogni organizzazione gerarchica complessa, ma vale anche per la traiettoria individuale di ciascuno di noi nella sua vita lavorativa. Dice che all'interno delle organizzazioni complesse le posizioni lavorative vengono ricoperte dal punto di vista gerarchico, salendo gerarchicamente, da figure caratterizzate da livelli sempre maggiori di incompetenza. Non di competenza, ma di incompetenza. Il che falsificherebbe quello che ciascuno di noi pensa, che tu senti il telegiornale e dice il manager XY è stato nominato dal governo amministratore delegato di Terna. Dice, allora questo sulle reti elettriche evidentemente sarà un competente, no? È molto probabile che non sia così, perché secondo il principio di Peter in realtà tu vieni nominato sulla base di una serie di aspettative che in realtà non assicurano nulla a proposito delle tue competenze. È la mia vita. Io ora non torno alla chart precedente. Io ho scritto che nel 1976 ero marketing manager. Io nel 1976 non ero marketing manager, l'ho scritto per semplicità, lo sono diventato poi successivamente. Nel 1976 ero un ragazzotto, studente universitario, che per un canale universitario era andato a fare elaborazione dati, ero poco più che un fattorino. Poi evidentemente sono stato bravo a fare certe cose e ho iniziato a fare una serie di cose, e quando dimostravo di saper fare bene le cose che stavo facendo, come lei imprenditore, come tipicamente avviene nelle imprese, chi era collocato apicalmente sopra di me diceva, beh, questo è bravo, mettiamolo a fare qualcosa di più utile, cioè mi mandava a fare qualcosa che io non sapevo fare. Avevo finalmente imparato a fare quello che stavo facendo, ero diventato bravo, avevo smesso di far danno, perché sicuramente quando io sono arrivato nel 76, lo sa perfetto, quando pigli qualcuno questo comincia a far danno, bisogna impedirgli di fare danno, ma è normale che sia così, perché quando cominci a fare un lavoro non sa, non conosci quel lavoro, devi impararlo. Quando lo impari vieni mandato a fare un'altra cosa. Quando, dopo aver fatto danno, avere cercato disperatamente di non far danno e avere finalmente imparato, ti dimostri utile, vieni mandato a fare una cosa ancora diversa. E quindi prosegui per livelli sempre maggiori di incompetenza fino a che non arrivi al livello massimo dell'amministratore delegato, il massimo livello di incompetenza. Allora, lo dico evidentemente in modo scherzoso, anche perché se dobbiamo stare insieme per tutta la giornata di sabato, se facciamo qualche sorriso non è male. Un filo di autoironia, io non sono a volte, sovente ho forti dubbi di essere esperto rispetto alle cose che dico, a volte dico ma che sciocchezze che sto dicendo, quindi c'è anche qualcosa di vero nel principio di Peter, però vedrete che le cose che adesso vi sto dicendo in modo scherzoso hanno una correlazione molto stretta con le cose che diremo e in modo particolare con il marketing territoriale. Io vi ho parlato direttamente, non ho parlato direttamente sulla slide, però voi vedete citato qua non soltanto la legge di Murphy, ma un'ulteriore estensione della legge di Murphy. Mi scappa da ridere, ma sono tutte cose molto serie. Ripeto, c'è internet, potete verificarlo. Se andate a vedere il paradosso del gatto imburrato, trovate delle cose molto divertenti. Qualcuno di voi conosce il cosiddetto Patriot Cat Paradox, che è un caso particolare della legge di Murphy? Ne avete mai sentito parlare? Assomiglia singolarmente a alcune delle cose che poi alla fine di questo tragitto noi diremo a proposito del marketing territoriale. Il paradosso del gatto imburrato
è un sillogismo che si basa sulla legge di Murphy e dice: se sono veri due assunti, allora, come tipicamente nei sillogismi, e questo paradosso dice: se è vero, come dice la legge di Murphy, che effettivamente se ci casca un panino, casca sempre dalla parte del burro, e se è vero che i gatti cascano sempre a quattro zampe, è vero o no che i gatti cascano sempre a quattro zampe? Allora, se sono vere queste cose, se voi legate una tartina imburrata sulla schiena di un gatto e lo lasciate cadere, si realizza un moto rotatorio perpetuo e il gatto non arriva mai in terra. Questo è il paradosso. Ed è così. Ed è così. Perché se arriva in terra, vuol dire che uno dei due assunti che noi abbiamo dato per veri non era evidentemente valida. Allora che cosa succederà? Che ci sarà questa lotta terribile fra gatto e tartina per mettersi nella posizione giusta per cadere, ma siccome non possono cadere rendendo vere entrambe le cose contemporaneamente, il gatto è costretto a ruotare eternamente realizzando, viene utilizzata come dimostrazione del moto perpetuo. Digitate moto perpetuo paradosso del gatto imburrato, vede tutta una serie di altre cose, dice che c'entra, questo ci racconta delle sciocchezze. Il marketing territoriale somiglia maledettamente al paradosso del gatto imburrato. Vedrete, conto di dimostrarvi che esistono delle correlazioni abbastanza strette, però a questa arriveremo solamente in fondo. Allora, vabbè, questo lo possiamo tranquillamente saltare, perché ve le ho già dette. Però se dovessimo ragionare in termini di marketing, sapete il termine marketing, a maggior ragione il marketing territoriale lo si fa attraverso la cosiddetta analisi SWOT, cioè l'analisi, no, di costi, opportunità, minacce, benefici, eccetera, eccetera. Anche io ho punti di forza e punti di debolezza. Un marketing manager, quando ragiona di una cosa che gli sta a cuore, evidentemente enfatizza i punti di forza e minimizza i punti di debolezza. È la cosa che ho fatto io, ho segnalato un solo punto di debolezza a mio carico, che è esemplificato dall'incompetenza presupposta della legge di Peter, mentre i tre punti di forza in realtà sono uno solo. Non è innocente il fatto che l'abbia un po' raccontato, chi sono io. Sono un animale abbastanza strano, tanto che non vengo accettato all'interno della comunità accademica, però mi si riconosce una certa originalità. Insomma, quando parlo con i vecchi colleghi mi dicono: sì, però tu sei andato a fare una cosa completamente diversa. È vero che sono una sorta di meticcio, però questo ha il vantaggio che so parlare più linguaggi. E soprattutto, se c'è un aspetto che credo possa essere considerato positivo, è quello che vedete scritto qui in fondo, cioè... ma dovrebbe essere sempre così, perché è semplicemente un comportamento saggio vedere le cose non da un punto di vista soltanto, vederlo da più punti di vista. Insomma, diciamo che lo faccio giusto in ragione del fatto che provengo da una traiettoria così articolata. Marketing territoriale. Del marketing territoriale si può parlare in molti modi. Qua c'è una bibliografia essenziale che non si riesce a leggere, perché è scritta molto piccola. Si legge? Non la leggeremo tutta, ci mancherebbe altro. Però vorrei che osservaste alcune cose, perché apre molti spunti di riflessione, a partire dal titolo. Bibliografia essenziale in italiano sul marketing territoriale. Perché bibliografia essenziale? Non è completa, evidentemente, nel senso che molto si scrive sul marketing territoriale, quindi non c'è dubbio che probabilmente qualcosa mi è sfuggito, però credetemi, dei lavori usciti in italiano negli ultimi 10 anni, i principali sono essenzialmente qui, quindi avete una lista. Vedete un punto di partenza, se scorrete rapidamente l'elenco, vedete che si tratta di autori italiani in tutti i casi, a partire dal primo volume segnalato, che è del 2006, quello di Rizzi e Scaccheri, per arrivare poi a lavori dell'anno scorso, 2013. La prima citazione è una citazione di un lavoro straniero, sia pure tradotto, è il lavoro di Godfrey Clark, che porta come titolo Manuale di marketing territoriale per il turismo. Ed è un libro
che è stato tradotto nel 2002 ed è diventato una sorta di punto di riferimento. Cioè nelle facoltà universitarie dove, anche se non c'è la facoltà di turismo, però si studia il turismo, nelle facoltà di economia, non solo nelle facoltà di economia, questo era stato il libro che era stato adottato inizialmente e difatti viene regolarmente ristampato, è ancora uno dei libri che vengono adottati con più frequenza. Interessante però, anche questo ve l'avevo anticipato, è vedere il titolo dell'originale. Il titolo dell'originale è Tourism Development Handbook, a Practical Approach to Planning and Marketing, dove vedete non figura l'etichetta marketing territoriale. È un manuale per lo sviluppo turistico, un approccio pratico alla programmazione e per l'appunto al marketing. Marketing territoriale non c'è. Marketing territoriale non c'è e voi in realtà non troverete all'interno del mondo anglosassone questa particolare definizione. La troverete soltanto all'interno di lavori europei e soprattutto la trovate essenzialmente all'interno di lavori italiani. Ed è qualcosa di cui tener conto, il primo elemento di stranezza, perché tutte le volte che si parla di marketing, l'immagine immediata che noi abbiamo, il riferimento culturale immediato, io ho detto facevo il marketing manager, non lo so se sembro un marketing manager, però l'immagine del marketing è molto americana, se ci mancherebbe altro, non corrisponde sicuramente alla mia. E tuttavia gli americani, se voi li parlate di marketing territoriale, benché il marketing sia stato segmentato come sanno coloro fra voi, noi non ci conosciamo, insomma. Qualcuno di voi avrà fatto facoltà di economia, qualcuno di voi farà attività economiche di impresa che l'hanno portato in contatto anche in modo approfondito col marketing. Marketing è un sostantivo a cui vengono attaccate mille apposizioni. Il marketing viene segmentato nel research marketing, strategic marketing e marketing operativo. Esistono tutti i vari possibili marketing, esiste il consumer marketing, no, il marketing nei confronti di chi consuma, esiste il trade marketing, il marketing nei confronti delle strutture di distribuzione, esiste il marketing diretto, esistono mille marketing, non esiste il marketing territoriale. Ripeto, è qualcosa che dobbiamo mettere da parte per recuperarlo dopo, ma c'è anche un altro aspetto, ripeto, per non perdere troppo tempo su questa slide, non stiamo a leggere direttamente tutti questi titoli, se però molto rapidamente li scorrete, vedete che la locuzione marketing territoriale è sempre presente, salvo un solo caso, salva la citazione, vedete qua, di Philip Kotler. Ma Kotler è il guru del marketing, Kotler è il personaggio che di maggior prestigio, di maggior autorevolezza, che ha fissato autenticamente la metodologia moderna del marketing, ha lavorato anche sul marketing del turismo, è un manuale molto importante che di nuovo viene studiato all'interno dei corsi universitari in cui si lavora il turismo. E incidentalmente, come vedete, si parla di marketing per il turismo senza che intervenga la parola territorio. E allo stesso tempo voi trovate nelle varie titolazioni dei lavori afferenti al marketing territoriale o riferimenti al turismo o riferimenti a qualcosa di diverso che è uno sviluppo territoriale da realizzare attraverso attrazione di investimenti o facilitazione al lavoro di imprese che non necessariamente sono turistiche, o addirittura trovate riferimenti a quello che, di nuovo in termini di marketing, viene definito marketing urbano. Per esempio, se vedete l'ultimo di questi titoli, che è di un architetto tra l'altro, parla di pianificazione urbanistica e strategica e marketing territoriale. Ora è evidente che tutte le volte che si fa un progetto di marketing territoriale, anche se magari lo si limita solo all'aspetto promozionale, questo mette in vibrazione la struttura territoriale, la modifica in qualche modo e quindi tanto le competenze quanto le logiche sono implicate. Qui si fa un ragionamento molto preciso, cioè si dice in questo libro che è sulla base di un approccio di marketing territoriale che io devo pensare logicamente la pianificazione strategica del mio territorio.
dal punto di vista urbano, dal punto di vista dell'urbanistica. Quindi si vede che abbiamo a che fare con un oggetto che non lo risolviamo se si fa così. È un oggetto con tanti spigoli, con tanti, una groviera, con tanti buchi, e non parla inglese. Che sembra strano, però non parla inglese. Allora, cerchiamo di definirlo meglio. E partiamo dalla definizione di carattere generale, partiamo dalla definizione madre, quella di marketing. Ora voi potreste dire, ma che ci parli, sappiamo tutti cos'è il marketing. Ragioniamo rapidamente di ciò che il marketing significa e di ciò a cui dobbiamo riferirci nel momento in cui oggi, nel 2014, si parla di marketing. Dal punto di vista etimologico, marketing deriva dall'inglese to market. To market si potrebbe dire che è un equivalente di vendere, che però in inglese, come sapete, si declina in modo diverso, to sell, perché il to market significa realmente il vendere nel vecchio modo, significa portare in piazza. Piazza, e difatti in italiano si dice piazzare, l'agente di commercio era il piazzista, no? Piazzare, collocare sul mercato, che rimanda ad una dimensione puramente commerciale, non c'è la produzione è a monte, l'hanno fatta altri, poi c'è il problema di dover vendere a qualcuno questa cosa qui, questo è sostanzialmente il marketing. Allora, se mi riesce di fare apparire l'altra cosa, se le cose stanno così, c'è una serie di interrogativi legittimi. Marketing, forse sono io in risonanza con quello. Se è così, esiste da sempre, perché il problema di vendere c'è sempre stato, e non c'è dubbio che fra tutti coloro che hanno venduto, alcuni l'avranno fatto in modo stupido e banale, quelli furbi ci hanno pensato prima e hanno cercato di avere un approccio molto molto razionale alla vendita, no? Quindi sotto certi aspetti si potrebbe dire sì, sotto certi altri aspetti però si potrebbe dire no, perché se volessimo essere più precisi e ci dimenticassimo della dimensione puramente accademica, ma andassimo alla radice delle cose, la dimensione puramente accademica che trovate all'interno, è un po' buffo, che trovate all'interno del manuale di marketing, vi dicono che il marketing per la prima volta viene definito in Italia. Professore milanese nel 1959 avrebbe utilizzato per la prima volta in senso proprio il termine marketing. Queste sono quelle cose che ci raccontiamo noi italiani, ma come Marconi che ha fatto cose, cioè, marketing è qualcosa di tipicamente americano, non poteva che essere tipicamente americano, non è casuale che nasca lì, non poteva che nascere lì, e probabilmente nasce nel 1913, perché marketing, un particolare tipo di mercato che richiede soluzioni completamente diverse da quelle adottate nel passato, non è qualcosa per cui si possa piazzare con precisione una bandierina sulla freccia del tempo e dire cominciamo da lì. Cioè, io ho scritto, sono nato nel 55, io sì sono nato nel 55, ho una carta d'identità, c'è stato un fatto, c'è stato il parto della mia mamma, sono nato io. Quando si parla di un mercato completamente diverso che si afferma, è chiaro che si parla di un processo, quindi semmai nella migliore deriva di un intervallo, però il 13 è particolarmente significativo per i mercati di massa. E in Italia da quando esiste il marketing? Di nuovo, se voi andate alle bibliografie ufficiali, loro vi dicono, il professor Parravicini parlò nei suoi corsi per la prima volta di marketing nel 1959 all'Università di Milano, però le imprese italiane fanno marketing di fatto dalla modernizzazione del dopoguerra. Anche questo è vero, un po' è vero e un po' è falso, perché si potrebbe dire in realtà che il marketing, così come io credo che debba essere interpretato, nasce negli anni 80 nel nostro paese e non prima. Guardate che è tardi, è molto tardi, periodo tardo l'anni 80.
I sì e no su cui ci siamo interrogati sono solo questioni di definizioni, è ovvio. Perché se il marketing è semplicemente un approccio razionale al problema di vendere prodotti, non lo dico io. Leggetevi le introduzioni di tutti i libri di Kotler, che ripete il guru del marketing, e lui dirà sempre, tende sempre a mettere in evidenza, mi scusi, la stavo impallando, una cosa del genere. Marketing è una cosa, è buon senso. Il miglior marketing manager è una persona piena di buon senso che non accetta di non utilizzare l'intelligenza, che non si fa travolgere dalle emozioni, vede le cose e decide razionalmente. Questo è il vero marketing. Poi, una volta detto questo, ci sono molte procedure, molte tecniche che se le sai e le usi le cose vanno molto meglio, ti dico. Allora, se il marketing è questo, il marketing esiste dal tempo dei Sumeri. Non è una battuta. I Sumeri li conosciamo tutti, è con i Sumeri che nasce la città, che nasce lo Stato, che nasce il mercato. Sono i primi che fanno mercato, cioè la compravendita c'era, dicono gli antropologi, anche ai tempi dei cacciatori e raccoglitori, no? Che si incrociavano, lasciavano un po' di roba nella Nomes Land, quell'altra arrivava, il baratto sembra che avvenisse così. Siccome insistevano su ecosistemi diversi, che avevano evidentemente risorse differenti, qui c'era la possibilità dello scambio. Se tu pensavi che un gruppo che insisteva nell'ecosistema vicino al tuo accadeva soprattutto dove c'erano differenze altimetriche, quelli che stavano in pianura, quelli che stavano in alto, non si incontravano, avevano il problema delle donne, quindi non si incontravano. Quelli portavano, l'hanno fatto anche a Colombo, e gli antropologi l'hanno studiato, perché gruppi di cacciatori-raccoglitori esistevano anche da metà 800, ma ancora adesso esistono e vengono studiati, venivano lasciate delle cose. E il meccanismo di determinazione di quello che allora non si chiamava prezzo, ma che noi oggi chiamiamo prezzo, era il controvalore, cioè l'altro gruppo veniva, se non gradiva quelle cose, le lasciava là e mandava un messaggio. Queste cose non ci interessano, cioè devi portare via. Se li interessavano, dava delle cose in cambio. Prodotti, per esempio, di ecosistemi, di alta collina o di montagna, pietre dure, legne, cioè, rispetto alle cose, e ne lasciava una certa quantità che riteneva una quantità congrua rispetto a quella. Poi c'era la valutazione, il mercato funzionava così a quei tempi, ma non era marketing. Tu arrivavi, vedevi il controvalore, se ti andava bene riportavi la stessa quantità, se non ti andava male riportavi una quantità diversa, evidentemente minore, a questo punto loro, e c'era un meccanismo di incontro. Non è marketing. Con i Sumeri arriva invece il mercato razionale. Perché con la complessificazione degli insediamenti, con la nascita della città e dell'urbanizzazione, con la stratificazione sociale, con i contadini che stanno fuori e la gente che non fa il lavoro agricolo che sta dentro e si diversifica, nascono i mercati e nasce di conseguenza la necessità per il vasaio, per chi fa vestiti per i cosi, eccetera, eccetera, nasce la necessità di fare commercio a distanza. Perché se devi fare una città in bassa Mesopotamia hai bisogno del legno e delle pietre dure che ti vengano dalle montagne e quindi devi fare grandi spedizioni di asini, nasce dai tempi dei Sumeri. Se invece, questione di definizioni, il marketing è quello che si è detto prima, questa è la definizione basilare fra le mille suddivisioni del marketing, è un insieme di procedure per vendere meglio i propri prodotti basato uno su un'attività preliminare e continuativa di acquisizione, di elaborazione di informazioni sul mercato, cosiddetto research marketing, se si basa dopo questo su decisioni aziendali coerenti a linee di indirizzo definite in funzione dei propri obiettivi e dei propri interlocutori, e questo è faccio la strategia e la seguo rigorosamente, non un giorno sì, un giorno no, la seguo sempre, e se poi una volta fissata la strategia metto in atto azioni strettamente funzionali a quella strategia in termini di gestione delle leve del marketing, gestione prodotto, gestione prezzo, gestione distribuzione, gestione promozione, ma allora il marketing è sicuramente frutto di una modernità. Altro concetto, modernità, molto controverso, ma per capire meglio la modernità è per l'appunto opportuno andare al 1913 per verificare esattamente un concetto per nulla culturale ma molto pratico. Cosa accade nel 13? Accade nel 13, l'anno dopo nacque mia nonna.
scoppia la seconda, la prima guerra mondiale l'anno dopo, no, sì, tante cose succedono nel 13, ma nel 13 succede questo, e questa non è solamente un'automobile, questa è una particolare automobile, e mi sembrerebbe strano che nessuno di voi la riconoscesse, perché ha un valore anche culturale, ma non solo culturale. Questa è la Ford T. Questa è una macchina che non casualmente è nera, perché poi chi intorno a questa macchina, a questo prodotto, ha fatto marketing e è cominciato tutto con questa, faceva le campagne pubblicitarie che dicevano, ma questa sicuramente l'avete sentita, non importa di che colore sia la tua auto, basta che sia nera. Qualcuno l'aveva mai sentita? Perché la Ford T era solo nera, cioè era il primo prodotto standardizzato. Anche lì le cose non nascono sotto il cavolo, e se voi parlate con uno storico dell'economia, lui vi potrà dire che la produzione standardizzata in realtà trova le sue radici, certamente sì, ma poi alla fine le cose avvengono quando c'è una manifestazione concreta. Il primo prodotto standardizzato è la Ford T, tanto standardizzato che doveva essere realizzato secondo particolari modalità di produzione sideralmente diverse da ogni altra modalità di produzione, perché il signore che ha fatto la Ford T è quello che ha inventato la catena di montaggio, e la catena di montaggio che prima di quello stabilimento da cui è uscita questa macchina, che era lo stabilimento di River Rouge a Dearborn, che era un sobborgo di Detroit, lui ha provato per 5 anni a far funzionare la catena di montaggio e non gli è riuscito. Pensate che razza di investimento si parlava prima. Se avesse fatto marketing territoriale probabilmente non l'avrebbe fatto, perché dopo 5 anni che pigli bastonate, che le banche ti inseguono, che devi scappare di notte, eccetera, eccetera, basta. Invece se sei un... non sto facendo la mistica dell'imprenditore e del mercato, sia chiaro. Sto semplicemente facendo ragionamenti di pura base sociologica. Se lo devi fare, se hai un'idea, prendi e lo fai. Lui ce l'ha fatta e poi alla fine ce l'ha fatta a fare la catena di montaggio, che voleva dire automatizzare il più possibile ogni passaggio della produzione, ridurre il più possibile i costi, perché l'obiettivo della catena di montaggio era fare una quantità crescente di prodotti a costi unitari decrescenti e conseguentemente a prezzi decrescenti. Perché? Perché potesse essere consumata da una quantità sterminata di consumatori in modo assolutamente diverso rispetto al passato. Prima non si era nei mercati di massa, certo, e chi produce ha sempre voluto vendere più roba possibile, ma non pensava nei termini della massimizzazione della quantità di prodotto. Ford lo fa, Ford ha scritto biografie. La scaricate gratis anche da internet, andate a leggere, lui ce l'ha in mente da sempre. E probabilmente si poteva avere in mente solo negli Stati Uniti. E solo negli Stati Uniti c'erano le condizioni, non solo tecnologiche, ma anche culturali, perché potesse avvenire una cosa del genere. Il processo di industrializzazione europea era stato una cosa diversa anche nella patria genetica, e accade questo. È qui che c'è la radice del marketing. O più precisamente accade questo perché noi abbiamo visto una macchina, prodotto. Questo è il luogo di produzione, e la fabbrica da cui usciva quella macchina là, scusate, era questa, non so se qua si riesce a leggere, ma è l'intestazione di una cartolina che una mia studentessa, che ha fatto giusto una tesi non dissimile delle cose che stiamo ragionando, è andata anche a Detroit per trovare alcune radici dei rapporti che Ford aveva con le università americane, per vedere che tipo di contributi chiedeva al sapere accademico degli Stati Uniti. Poi ovviamente ha visitato anche questa fabbrica, che adesso è un museo, è come il Lingotto a Torino, no? Dove voi adesso potete andare al Salone del Gusto, ma dove, perché c'è Slow Food che ci fa il Salone del Gusto, ma dove prima si facevano, c'era il reparto presse, gli operai ci diventavano sordi, no? Si facevano le automobili.
si chiama River Luge lo stabilimento perché era fatto lungo un fiume ed è chiaro, lungo un canale artificiale ed è chiaro, non va nemmeno detto perché era fatto lungo un canale artificiale, perché serviva per l'approvvigionamento delle merci e serviva per i reflui, perché ovviamente reflui ce ne erano tanti, tanto che si chiama River Luge, cioè fiume rosso. Non è che le foto si ritoccano, questa è una vecchia foto, solo con Photoshop si ritoccava anche prima, quindi nelle cartoline lo facevano azzurro, ma questo era un canale rosso, marrone, limacciosissimo, come normalmente avviene. E siccome le buone idee imprenditoriali figliano, gemmano figli e vengono imitate immediatamente, subito dopo che viene fuori una fabbrica di questo tipo ne viene un'altra identica. Non so se voi vedete la differenza, non la differenza, l'elemento di similitudine fra queste due fabbriche. Questa è la fabbrica della Lincoln, questa è stata fatta, aperta nel 1913, questa viene aperta a metà anni 20, quindi non è che ci sia molta differenza. Voi vedete c'è l'elemento di similitudine che è dato dal fatto che sono progettate in senso longitudinale. Perché sono progettate in senso longitudinale? Perché c'è la catena di montaggio, non va storta, sì, la potreste anche far andare storta, ma fate una catena, è abbastanza naturale che la progettate tutta lunga, per cui questa gigantesca lunghezza, come vedete sono molte centinaia di metri, è semplicemente la lunghezza, è un pochino più complesso, ma prendiamola così, della catena di montaggio che è stato lo strumento, il vettore attraverso il quale noi siamo entrati in qualcosa che ci sembra consueto, perché da molte generazioni noi siamo all'interno dei mercati cosiddetti di massa. Ci hanno raccontato che i mercati di massa sono cambiati da qualche decennio e sono diventati mercati di nicchia, cioè non si consuma più in modo massificato tutti lo stesso prodotto, ma siamo diventati più esigenti, eccetera, eccetera, si consuma, si ricerca la differenza. E questo è vero, ma questo non tocca la dimensione quantitativa. Cioè, prima si facevano gigantesche quantità di prodotti tutti uguali, adesso si fanno quantità ancora più gigantesche di cose diversificate in molti modi, talvolta anche solo cosmeticamente, giusto per soddisfare un atteggiamento diverso da parte della domanda. Ma voi avete bisogno, per realizzarle, di qualcosa di questo genere, fermo restando che le tecnologie di oggi evidentemente richiedono spazi differenti rispetto agli spazi di 100 anni fa. Ragionateci su questo, cioè cosa c'entra col marketing? È per capire come cambiano le cose. Questa è resa possibile perché da pochissimi anni è arrivata l'elettricità. Perché fino agli anni 90 dell'Ottocento, e qui siamo, Ford comincia a pensare a questa fabbrica nel 1908, che siamo molto vicini, chi voleva avere macchine all'interno della sua fabbrica, cioè chi faceva l'imprenditore industriale, come fonte di energia c'aveva il vapore. È un ingegnere, quindi potrebbe dire meglio di me come funzionava una fabbrica del passato. La sua morfologia non era longitudinale, era una morfologia rettangolare, ma sostanzialmente quadrata. Perché? Perché se voi guadagnavate energia da una pentola a pressione, perché di fatto questa era la macchina a vapore, e se dal movimento che si ricavava dalla macchina a vapore dovevate trasmettere il moto alle macchine che avevate intorno, le conseguenze erano molto rigide. La macchina doveva stare nel mezzo e le macchine intorno. Poi inevitabilmente non potevate avere che poche macchine. Sì, potevate moltiplicare il numero delle pentole a pressione, potevate moltiplicare il numero delle macchine, ma avevate una quantità di prodotto inevitabilmente molto molto maggiore. C'era un vincolo tecnologico che impediva che i mercati potessero diventare molto molto grandi. Il marketing a quel tempo, con le caratteristiche che ha acquisito dopo, non serviva, serviva soltanto l'intelligenza.
E difatti non è che non l'area di marketing, pubblicità, non è che non esistesse la pubblicità, ma se voi andate agli scavi di Ostia, andate alle taverne, c'è sempre i cartelli dell'oste che cerca di farsi pubblicità, quello c'è sempre stato, ma fino a che ci sono state le pentole a pressione dentro le fabbriche, sì, potevi fare l'annuncio sulla domenica del Corriere, insomma, del vermut carpa, ma non è che quando le soluzioni tecnologiche hanno moltiplicato la taglia dell'output produttivo e conseguentemente hanno fatto esplodere i consumi ed è cambiato veramente il mondo, perlomeno il mondo occidentale è cambiato completamente, allora è nato evidentemente il marketing. Non è semplicemente come informazione aggiuntiva, di nuovo poi lo recupereremo questo. Qualcuno lo riconosce? Lei che è architetto dovrebbe riconoscerlo. È il Lingotto. Lì c'era l'equivalente della fabbrica. Anche questo viene progettato, mi sembra, il primo progetto viene depositato a Torino nel 15 o nel 16, ancora se nella guerra mondiale, perché gli Agnelli avevano una spia, gli Agnelli avevano aperto un capannone a Detroit nel 1909, perché sanno che, sì, certo, ci mandarono un ex carabiniere. È così che si... Spionaggio. Andavano ad acquisire informazioni laddove era abbastanza chiaro che le innovazioni venivano da là. Per cui loro hanno precocemente informazione su quello che avviene e la scelta della Fiat, che poi caratterizzerà il posizionamento di marketing stesso della Fiat, che come sapete ancora oggi si colloca sul mercato in un modo molto particolare, cioè tipicamente la Fiat che poi ha fatto caccia a reazione, ha fatto di tutto, ma è un produttore di auto di bassa cilindrata, a basso prezzo. Questo è il posizionamento classico della Fiat, deriva dalla scelta, quando vedono la catena di montaggio, poi un conto è farlo in America, un conto è farlo nell'Italia degli anni 20, purtroppo i mercati erano evidentemente diversi, ma loro fanno questa scelta e questo è il Lingotto. Il fronte del Lingotto è di 600 metri. La cosa divertente, non so se vedete la pista, perché c'era il montacarichi che portava questo. Quella che vedete sopra con le curve sopraelevate è una pista di velocità, è lunga più di un chilometro. E ci manda, ma Montezemolo ci ha presentato anche nei primi anni 2000, perché tipo bravo e brava, qualcosa del genere, se la poteva risparmiare, insomma, andare con quelle macchine sopra. Però ora non so francamente se l'abbiano utilizzata o meno. Il Lingotto è stato riconvertito, siamo evidentemente in un altro mondo, ma queste cose avvenivano, ripeto, anche da noi. Ripeto, si tratta di cose complesse, non c'era soltanto la catena di montaggio. Questo è Dearborn, cioè questa è la fabbrica di Henry Ford. E quando uno pensa alla catena di montaggio pensa a questa struttura lineare che rende ragione della stessa organizzazione longitudinale dell'insediamento. In effetti la Forti veniva messa su binari e veniva costruita mano a mano e veniva mandata avanti. Il punto è che se voi fate una catena di montaggio voi avete bisogno di un ciclo produttivo che lavora senza il minimo errore. Catena di montaggio vuol dire fare una, lo sapete cosa vuol dire, fare una serie di, il che sta a significare che la catena viaggia, oggi diremmo la produttività del sistema è determinata da la velocità del passaggio più lento, perché una lentezza che si realizza in una fase del passaggio si trasmette automaticamente a tutte le altre, quindi non deve accadere nulla che inceppi il funzionamento della catena di montaggio. Le cose che si fanno alla catena di montaggio sono tantissime. Quando dovete fare una macchina, prodotto estremamente complesso, la Ford T, però noi ora la consideriamo rudimentale, quattro cose mese lì, cosa dovete fare? Tante cose, fra cui per esempio prende una vite e imbullonarla per mettere insieme delle cose. Già, e se la vite è calibrata male e non entra
nel buco che avete fatto. Allora, ora ci sembra strano, perché ora le tecnologie sono tali che quando uno va da una qualsiasi ferramenta di paese compra viti perfetti, figlia 50 e funziona tutte 50. In quei tempi non era così, tanto che le aristocrazie operaie erano fatte di tornitori bravissimi che le sapevano fare tutte uguali a occhio, e poi quando tu andavi in una struttura diversa dalla linea di montaggio e te ne usciva una che non entrava nel buco, allora andavi al tornio, la risistemavi, la molavi per delle pilate dentro. Con la catena di montaggio questo non è possibile. Infatti il principale problema che ebbe Harry Ford e che li fece fallire i tentativi per 5 anni è che la catena si inceppava perché ogni tanto una componente che arrivava non era standardizzata. Ci volle l'opera straordinaria di numerosi ingegneri per riuscire a creare le condizioni perché tutti i pezzi che affluivano ininterrottamente alla catena di montaggio andassero perfettamente. Ma questo che cosa aveva a monte? Che prima della catena di montaggio voi aveste questi. Questi sono i banconi di calibratura che voi avreste trovati anche all'ingotto, perché inevitabilmente c'era un sacco di gente che doveva lavorare prima. Immaginatevi quanti stipendi e quanti salari venivano erogati in una struttura di questo genere e capirete molte cose dei segreti dell'economia, che in realtà è più semplice di quanto raccontino a volte i colleghi economisti, perché è ovvio che l'idea di avere una produzione fatta con catena di montaggio per mercati massificati si reggeva solamente se tutto quello che voi potevate massificare dal punto di vista dell'offerta riusciva ad essere assorbito da una domanda che doveva inevitabilmente essere molto maggiore e con più soldi nelle tasche di quanto non fosse nel passato. Quindi strutture di questo genere hanno questo risultato. Dentro c'era qualcosa del genere e fuori alla fine arriverà questo. Allora voi direte, ci prendi in giro, ci hai fatto vedere la catena di montaggio della Ford e adesso ci fai vedere il panettone Motta. E invece no, il panettone Motta è l'emblema non tanto di ciò che è l'economia e i sistemi produttivi legati ai consumi di massa. Lì devi andare nelle produzioni elettromeccaniche, lì devi andare nei motoveicoli, negli elettrodomestici, eccetera, eccetera. Ma per capire bene che cosa è accaduto dal punto di vista dell'impatto sulla società, è molto meglio vedere questo prodotto che non si fa con la catena di montaggio, però nel senso che è un sistema misto, perché delle grandi vascone dove vengono impastate le cose, però poi un po' di catena di montaggio c'è, perché il confezionamento avviene in questo modo. Vi domando, incidentalmente quando si parla di queste cose lo faccio anche ai miei studenti, chi di voi non ha mangiato il panettone per Natale? Chi di voi non ha mangiato il panettone per Natale? Molti? Tutti abbiamo mangiato il panettone. Mi consentite una domanda, ma la faccio anche ai toscani. Ma che c'entrate voi pugliesi col panettone? Cosa c'entrate voi pugliesi col panettone? E cosa c'entriamo noi toscani col panettone? Tanto che qui c'è la forma fordista del panettone e sopra c'è le vecchie confezioni, ora Motta e di Nestlé, ma le vecchie confezioni del panettone, che era una cosa completamente diversa. Non era nemmeno un dolce da ricorrenza, poi a Milano venne utilizzato come dolce da ricorrenza, ma era il dolce che tu andavi a comprare ed era una focacciona, molto più, non aveva nemmeno la forma che c'è il panettone che conosciamo. Ancora adesso chi va a Milano e compra il panettone, perché si compra il vecchio panettone, c'ha questa pagnotta molto grande, dolce, altrove le chiamano schiacciate, insomma qualcosa di questo genere. E invece abbiamo tutti mangiato il panettone. Io posso dire questo. Come? Ma non solo siamo stati... Io ho una visione critica del panettone, perché tra l'altro, un po' perché l'ho studiato anche da questo punto di vista di tipo culturale con i colleghi sociologi, un po' perché ho passato molta della mia vita a Milano, poi mi è arrivato fin qui, quindi quando voi mi dite Milano, mamma mia, le manifestazioni milanesi non è che mi piacciono granché. Io vi posso dire questo,
da quando mi sono nati i figlioli, io vado a comprare il panettone per Natale. E qui c'è un motivo puramente sentimentale. Quando io ero piccino e ho festeggiato il Natale con i miei genitori, veniva portato il panettone in tavola, quel panettone lì, e io, quando mi sono arrivati i figlioli, a me ho voluto riprodurre lo stesso rito e confesso che non ho mai passato un Natale senza aprire uno di questi panettoni. Poi sono cambiate le marche, non è più stato Motte alle mani, è diventato qualcosa, ma è rimasto panettone. Allora, che cosa c'è dietro la domanda che vi ho fatto e cosa c'è dietro il marketing? A proposito della relazione che intercorre fra l'italiano e il panettone. Il panettone è un prodotto fordista. È un prodotto che ha contrassegnato un mutamento molto forte nel nostro paese. Quando, sia pure in modo molto ineguale, sia pure, diciamo così, a pelle di leopardo, eccetera, eccetera, noi abbiamo cessato di essere una società preindustriale, perché fino alla Seconda Guerra Mondiale noi eravamo una società preindustriale, bastava uscire dalle città. Nelle città c'era la modernità, c'era la luce elettrica, c'era l'acqua in casa, c'erano i servizi e così via, ovviamente calibrati sulla base della città, ma quando uno si allontanava dalla città, anche nell'operosa Lombardia, era all'interno di un mondo, del mondo rurale di 100 anni prima. Le cose, volevate mandare un telegramma, andavate dalla provincia, andavate all'ufficio postale di Bergamo, se no non mandavate un telegramma. Noi ne siamo usciti e ci siamo modernizzati, seppure in modo ineguale, ma ci siamo modernizzati con questi prodotti. L'abbiamo fatto girando con la Vespa e con la Lambretta, l'abbiamo fatto con un modello culturale che non è originale nostro, perché è esattamente quello che è successo negli Stati Uniti, solo con 30-40 anni di anticipo. A un certo punto le massaie e le famiglie americane non accettarono più di avere delle cucine che prima erano del tutto simili alle nostre, perché tu hai bisogno del fuoco, hai bisogno dell'acqua, hai bisogno di qualcosa dove attacchi le pentole. Hanno cominciato ad accettare soltanto cucine dove c'erano la lavatrice, la lavastoviglie, gli elettrodomestici e così via. Noi, con alcuni decenni di ritardo, poi siamo arrivati in un mondo dove la vita non era degna di essere vissuta se tu non avevi il frigorifero. Ora ci può sembrare culturalmente strano, anche se nessuno di noi saprebbe vivere senza il frigorifero, però ora ci può sembrare strano. Ma la vita non era degna di essere vissuta senza la batteria di prodotti fordisti, la lavatrice, il frigorifero, la motoretta e poi l'automobile, e qui i simboli sono questi, perché erano la porta di accesso ad una condizione che si percepiva come completamente diversa e infinitamente migliore. Peraltro la si percepiva come molto migliore, ma non era solo una percezione, perché se voi andate a vedere i livelli del reddito pro capite prima della Seconda Guerra Mondiale e a partire poi dagli anni 50 e 60, vedete che noi, lo dicevamo prima, siamo stati autori di una performance assolutamente straordinaria e abbiamo moltiplicato il nostro reddito per molte volte. Questo normalmente viene definito, scusate, il periodo del nostro boom economico, no? Ma il boom economico tecnicamente è una fase molto precisa che va dal 1959 al 1963, sono i 5 anni in cui il il PIL italiano cresce, oggi diremmo a ritmi cinesi, cresce più del 10%, e a uno gli viene le lacrime agli occhi a pensare a una cosa di questo genere, a pensare all'oggi, perché voi capite che dopo 5 anni in cui un sistema cresce quantitativamente del 10% ogni anno, alla fine avete quasi raddoppiato il PIL, quindi c'è un impatto in un momento rapidissimo, 5 anni, voi siete giovani, per voi 5 anni sono lunghi, per noi che sa qualche annetto si sa che 5 anni passano un Fiat, in 5 anni cambiano drasticamente le condizioni. Peraltro, se appena andate voi più giovani che un ricordo, tutto realmente cambiava, lo Stato investiva in capitale fisso, spuntavano scuole, ospedali, autostrade, eccetera, eccetera. Era realmente un mondo che cambiava.
di questa condizione, che poi studiano i sociologi, che sono importantissimi per il marketing, facevano parte i prodotti fordisti, e c'erano i prodotti fordisti che uscivano dalla catena di montaggio, ma c'erano i vestiti fascis e l'ebole. Cioè, noi abbiamo cominciato a comprarci, come gli americani prima, gli abiti già confezionati. Prima uno aveva bisogno dell'abito, andava in ogni città, in ogni paese, c'era anche il più scalcina, cioè un sarto che ti faceva i vestiti, perché quando anche tu fossi stato di una condizione molto modesta, una figliola ti si sposava, una circostanza, cioè avevi bisogno di un vestito, andavi a fartelo. E invece abbiamo cominciato a comprare, abbiamo cominciato, ci è voluto molto tempo e molta transizione, a far fallire i fruttivendoli, perché invece di farci le minestre di verdura che ci faceva la nonna, abbiamo cominciato come gli americani. Ricordate le zuppe Campbell di Andy Warhol? Perché poi tutto questo è diventato anche arte da quelle parti là. Noi si è cominciato a comprare le zuppe d'Erica, le zuppe, cioè si prendeva queste bande stagnate, wow, si versa cose velenose, cattive da morì, ma non sembravano cattive, sembravano buone, perché era la porta d'accesso alla modernità. Di tutto questo, a tutto questo partecipa il panettone Motte Alemagna. E quando dico che c'entrate voi pugliesi, come che c'entrano i toscani, dico molto semplicemente che prima di quello non è che non c'erano i dolci da ricorrenza, non è che il Natale non si festeggiava, si festeggiava sì, però si festeggiava con dolci di ricorrenza che erano tipici del luogo, che erano tipici del territorio ed erano differenti, avevano molti denominatori comuni, come ovvio, ma diversi, ogni posto c'aveva il suo dolce di ricorrenza. Allora, la domanda è, noi abbiamo ragionato positivamente di questo processo? E come fai a non ragionarne positivamente? Perché le nostre condizioni materiali, noi siamo diventati un paese ricco, che ancora adesso, dopo le batoste che abbiamo preso negli ultimi 20 anni, continua ad essere un paese dove la povertà è oggettivamente limitata. Certo ce n'è più di prima, però sappiamo bene che le condizioni di povertà sono altre. Se noi siamo in questa condizione è semplicemente perché abbiamo avuto questa fase che ci ha dotato di così tanto grasso, diciamo così, che anche quando siamo dimagriti è rimasto qualcosa, non solo nei livelli di reddito individuali delle famiglie che si discriminano, lo dicevo prima, anche a livello di capitale sociale fisso. Vabbè, ci avremo infrastrutture con tanti buchi nella strada, non ci avremo la banda larga che ci hanno in altri paesi, però qualcosa ci abbiamo, e questo è evidentemente un beneficio per tutti, quindi che ci fa ricchi. Però questo l'abbiamo pagato facendo cosa? Uso un termine che forse non rende nemmeno ragione, sfarinando tutto quel tessuto di coloro che facevano gli abiti per quando ti si sposa la figliola, il dolce di ricorrenza, perciò è una rete diffusa e numerosissima di piccoli produttori artigiani, alcuni dei quali riuscivano a acquisire una dimensione anche un po' industriale, anche un po' modernizzata, ma lavoravano essenzialmente su piccoli mercati, su mercati vari, che facevano i dolci a ricorrenza, che facevano l'agroalimentare, che facevano tutte le cose, che sono stati spazzati via. Non è successo solo in Italia, è successo ovunque, si è affermato questo modello, e praticamente in Occidente si è affermato quasi dappertutto, perché la produzione si è concentrata in alcuni particolari luoghi. Allora, se uno volesse dare la rappresentazione, in questo caso geografica, di ciò che è accaduto nei processi di accumulazione di ricchezza del nostro paese durante questa transizione, dovrebbe vedere l'immagine di una microaccumulazione di ricchezza estremamente diffusa sul territorio, che ovviamente avveniva in modo molto differenziale, maggiore qui, maggiore ci manca, ma che era sostanzialmente diffusa ovunque, che improvvisamente viene come risucchiata da un'idrovora e si localizza in certi luoghi molto precisi. Storicamente, nel nostro caso, sono due regioni urbano-industriali, quella di Milano e quella di Torino, che non casualmente ospitano la grande maggioranza, non tutte, poi è chiaro che le vespe le facevi a Ponte d'Era in Toscana, alcune lavatrici le facevi nel Friuli,
e in modo puntiforme c'erano evidentemente molte cose, però essenzialmente c'era questo gigantesco processo di concentrazione, e a questo ha corrisposto la massificazione dei consumi che ha legittimato, ripeto, l'acquisizione della dimensione del marketing. È un processo di modernizzazione che nel nostro paese è stato impetuoso. Dunque, noi che tempi abbiamo? Dov'è l'organizzazione? Allora, se mi date pochi minuti, 5 minuti, fatemi finire questo discorso, chiudiamo una sorta di argomento, poi magari facciamo una pausa e riprendiamo con l'altro. In Italia 50-70, per le cose che abbiamo detto, potremmo dire che comincia nel 50, perché questo processo di modernizzazione inizia grosso modo negli anni 50. È un processo, è una transizione, quindi come ogni cosa nasce piccola, e 50 è piccola, è un trend molto preciso, molto complesso, c'è forti motivazioni economiche, c'è forti motivazioni politiche, c'è favoritismo politico, c'è la guerra fredda, quindi gli americani sostengono questo processo, eccetera. Se il marketing diviene pratica diffusa in coincidenza di un processo di modernizzazione, allora il nostro processo di modernizzazione è quello. La fase della nostra modernizzazione è quella, uno piglia il boom economico, piglia gli anni 50, è quello. Se si ragiona della reale diffusione della pratica, se si ragiona della diffusione reale della cultura di marketing all'interno del nostro tessuto produttivo, all'interno delle nostre imprese, allora, nonostante che Motta e Alemagni abbiano fatto le loro pubblicità fino appena arrivate alla televisione, è ovvio, fino alla fine degli anni 50, allora bisogna che i mercati abbiano avuto un certo grado di maturazione. Quando i mercati hanno ricevuto un sufficiente grado di maturazione, allora tu puoi pensare di avere imprese che si strutturano non solo dal punto di vista della produzione puntando all'eccellenza produttiva, ma che si strutturano anche in funzione del dovere ottimizzare la dimensione commerciale, cioè non devi soltanto saper fare dei buoni prodotti, ma poi alla fine li devi vendere. È vero che se li sa che un prodotto buono per certi versi si vende da sé, ma per certi altri versi non si vende da sé. E quindi è necessario che anche per ottenere una remunerazione adeguata, eccetera, eccetera. Allora, se si va alla ricerca di questo, se si va alla ricerca della fase in cui le imprese cominciano ad acquisire al loro interno anche una struttura commerciale congrua alla logica del marketing, in Italia bisogna arrivare agli anni 80, perché è solo in risposta alle altre considerevoli bastonate che arrivano nel corso degli anni 70 e che toccano pesantemente le grandi imprese che c'è un processo di orientamento alla dimensione commerciale dei sopravvissuti, che molte imprese chiudono negli anni 70. Cominciano a organizzarsi in questo modo. Quindi la pratica del marketing in Italia si afferma all'interno delle imprese negli anni 80 in coincidenza di un più generale processo di maturazione fondamentale per l'affermazione di una logica, di una cultura di marketing all'interno delle imprese, è il fatto che si modifichi drasticamente il nostro sistema televisivo, ciò che avviene giusto negli anni 80. Fino praticamente ai primi anni 80 il nostro sistema televisivo è sostanzialmente bloccato, nel senso che è un sistema pubblico, non c'è la possibilità per i privati di fare emittenza televisiva, e quindi lo stesso sostegno, che pure è molto forte, della televisione a questi processi si realizza secondo modalità che oggi non sono nemmeno pensabili. Certo che c'è anche un connotato commerciale, però sugli spazi di carosello. L'aiuto che viene dato al processo è un aiuto indiretto. Gli spazi diretti sono molto limitati, e poi nasceranno le tecnologie, inevitabilmente si evolvono, e così come si sostituisce la pentola a pressione con la spina elettrica e le fabbriche esplodono, arrivano anche tecnologie che consentono alle radio di diventare televisioni private. La Corte Costituzionale, no?
quelli che hanno qualche annetto se lo ricordano, mette il vincolo della possibilità di trasmettere solo a livello locale, lasciando l'emittenza nazionale monopolio dello Stato. Arriva un imprenditore innovatore, chiamiamolo così, che inventa un sistema, si compra un'emittente in ogni provincia e manda la stessa cassetta con dentro Mike Buongiorno nello stesso momento, e lì poi le cose cambiano completamente e qui si libera una serie di energie, perché il mercato della pubblicità televisiva, come non accade da nessun'altra parte in Europa, ma come accade negli Stati Uniti, esplode letteralmente, e questo inaugura un processo di modernizzazione che coinvolge tutte le imprese. È normale che sia avvenuto così, è lo spazio di una generazione quello attraverso cui il processo di modernizzazione ha dato i suoi frutti in termini di marketing. Però non è innocente essere arrivati al 1980, perché in questo intervallo di una generazione sono cambiate tante cose, e lo dico incidentalmente, non sono cambiate in senso favorevole al nostro paese, anzi sono cambiate, lo si può dire rispettivamente, in senso molto molto negativo. Quando in Italia si comincia ad aver acquisito quella particolare cultura, e quindi le imprese si organizzano pagando stipendi ai dipendenti che lavorano nella dimensione della ricerca di marketing, del trade marketing e così via, altrove succedono cose completamente diverse, perché i mercati di massa, così come ce li stavamo raccontando, stanno cambiando, stanno finendo, e vengono sostituiti da mercati altrettanto massificati dal punto di vista quantitativo, anche di più, ma che sono agiti da una logica profondamente diversa, che è quella dei mercati di nicchia. Il mass marketing va sparendo, viene sostituito dal marketing di nicchia, ma questo avviene a livello, come dire, insomma, della sovrastruttura operativa di chi lavora sul mercato. Quello che realmente avviene è che insieme al marketing di nicchia arriva quel fenomeno estremamente complesso che cambierà completamente tutti i mercati, che si chiama globalizzazione. E la globalizzazione è la madre di ogni cambiamento. Tutte le cose che sono accadute, positive, negative, discutibili, eccetera, eccetera, sono avvenute in ragione di questo, ed è un concetto che si può declinare in molti modi. Dal punto di vista economico, per quello che ci interessa, con riferimento non tanto al marketing quanto al marketing territoriale, è semplicemente un diverso modello nella logica di distribuzione geografica dei centri di accumulazione, cioè dei centri di creazione di ricchezza. Perché così come il cambiamento tutto si è svolto, noi abbiamo accelerato tanto tanto cambio, quando si dice che ci abbiamo tanti problemi, ce ne abbiamo tanti, molti sono colpa nostra, alcuni derivano semplicemente dal fatto che siamo stati sufficientemente bravi da comprimere nello spazio di una generazione e poco più un enorme processo di mutamento, e questo l'abbiamo fatto ma anche con tante difficoltà, con tante scorciatoie, con tanti imprevisti di cui poi alla fine tu paghi inevitabilmente il prezzo. Noi abbiamo distrutto negli anni 50 e 60 i processi di accumulazione locale, ne abbiamo risucchiati lassù, però abbiamo anche inaugurato meccanismi di redistribuzione tali che hanno fatto crescere la ricchezza. Non è che è cresciuto enormemente soltanto il PIL italiano, se andate a vedere le statistiche dei PIL regionali, non crescono soltanto in Piemonte e in Lombardia, crescono dovunque. Il livello medio di retribuzione di chi lavorava all'anagrafe di un comune cresce sideralmente, che tu lavorassi a Cles nel Trentino Alto Adige o che tu lavorassi a... no? Però abbiamo cambiato completamente la geografia cambia di nuovo in modo pesante con questo passaggio della globalizzazione. In modo particolare, quello che era stato in tutta la fase precedente il grande generatore di ricchezza, cioè il mercato interno, non fatevi fuorviare da chi vi racconta che la fase precedente è una fase di mercato aperto. Certo che è una fase di mercato aperto, certo che è una fase di apertura dei mercati internazionali, ma fatto 100 il totale del prodotto interno lordo, il 90 veniva realizzato dentro il mercato interno. Realizzarlo dentro il mercato interno vuol dire realizzarlo con fattori della produzione nazionale, con lavoro interno, con capitali interni. Voi non ve lo potete ricordare, ma
ma le prime volte che noi siamo andati all'estero noi non potevamo esportare valuta, ci mettevano in galera se si esportava la valuta. Se tu uscivi e ti beccavano alla frontiera dell'aeroporto con 5.000 lire, facevano un mazzo a questa. Perché? Perché in quel sistema finanziario internazionale, che era rigidamente basato sulla differenza dei singoli mercati finanziari nazionali che erano protetti giuridicamente, tu eri un criminale se portavi fuori ricchezza dal tuo paese. La moneta, le lire che c'erano in Italia, i franchi che c'erano in Francia, misuravano la nostra ricchezza nazionale. Ci sarebbe molto da dire a questo proposito, ma e conseguentemente era un reato portarli fuori. Per cui un imprenditore che voleva fare impresa andava dalle banche italiane. Poi se ti chiamavi Agnelli potevi anche avere meccanismi per cui trovavi anche forme di finanziamento altrove, ma non era facile perché i mercati finanziari che internazionali noi conosciamo non esistevano a quei tempi, non c'era possibilità di operare in questo modo. Tutto accadeva all'interno, ovviamente i mercati erano aperti, dovevi importare gli input produttivi che non avevi e potevi anche esportare il tuo prodotto se eri bravo e se riuscivi a venderlo, ma in larga misura, di nuovo, fatto 100 il totale di ciò che usciva da Lingotti e da Mirafiori o da Termini Imerese o da Termoli e così via, il 90 veniva venduto in Italia. Non è che succedeva all'italiano, a Volkswagen faceva lo stesso, vendeva il 10, il 90 lo vendeva nei paesi di lingua tedesca. In quel mondo lì succedevano delle cose che evidentemente non avvengono in un mondo differente che arriva con la globalizzazione. Perché arriva la globalizzazione? Perché arrivano tecnologie che ti consentono di limitare i costi operativi con net e trasferire informazione e merce in modo enormemente più facile. Avvengono per via politica, perché c'è una decisione molto precisa di integrare i mercati finanziari e quindi eliminare ogni tipo di ostacolo alla circolazione del denaro, ciò che avviene giusto negli anni Ottanta. Siamo nella guerra fredda, lo fanno le canettacce e poi, per così dire, obbligano gentilmente, per vincolo di guerra fredda, i partner occidentali a fare la stessa cosa. Il Giappone ne piglierà una botta fra capo e collo da cui non si reggerà, non è ancora riemerso, il Giappone è in deflazione da allora, noi abbiamo resistito qualche anno, poi una botta è arrivata inevitabilmente anche a noi. E siamo entrati, ripeto, in un mondo profondamente diverso, dove di nuovo i processi di accumulazione si fanno differenti. Perché? Perché il mercato a questo punto interno non è che non esiste più, è chiaro che esistono ancora 1.000 imprese italiane che lavorano per vendere la loro merce solamente in Italia e magari in una parte. Il punto è che mentre prima spiegavano la parte largamente maggioritaria, adesso spiegano una parte purtroppo largamente minoritaria, perché il resto è organizzato in un modo diverso. Così normalmente le economie regionali hanno come mercato il vasto mondo, ciascuna ha il suo pezzo di vasto mondo differente e si organizzano localmente. E questo introduce evidentemente cose profondamente diverse rispetto al passato. Lo dico incidentalmente, quando nasce il leghismo. Dice, ma questo è venuto qua per parlarci di Marx, ci parla di Bossi, c'entra anche questo, credetemi. Quando nasce il leghismo? Nasce in questo periodo. Ve lo posso dire, io ero a Milano, a quei tempi lavoravo con le imprese, poi andavo nei bar di Milano e vedevo questi energumeni che all'inizio sembravano folcloristici, perché energumeni del genere ci sono sempre stati, ma negli anni 50, 60, ancora 70, sembravano dei buon temponi. Poi hanno acquisito un peso politico perché sono la fenomenologia squisitamente locale di un processo globale. Perché non potevano esistere i leghisti o essere considerati dei buon temponi prima degli anni Ottanta, prima che avvenisse quello di cui stiamo parlando? Perché se è un Bossi o se è un Formigoni fosse venuto in mente di dire non facciamo più politiche redistributive, i soldi della Lombardia siamo gestiti lombardi, non so, eccetera, eccetera. Sarebbe stata solo lombarda prenderli per un orecchio e averli condotti fuori dalla politica. Perché? Perché alla regione urbana industriale di Milano, cioè l'industria di Torino, serviva la forza lavoro che proveniva dal sud,
servivano i capitali del sud che venivano a questo punto canalizzati dal sistema bancario e poi giustamente andavano a finanziare i luoghi dove venivano investiti e servivano infine le regioni italiane per consumare i prodotti. Quindi il sistema era un sistema che funzionava come una macchina, purtroppo era un sistema, una macchina a tempo, ma funzionava perfettamente portando benefici fortemente differenziati, però generalizzati. Inventi una gallina delle uova d'oro a questa maniera, se arriva Bossi e dice per l'amor di Dio prendi e lo butti fuori. Ma quando l'economia della Lombardia non vende più prodotti alle altre regioni italiane, quando non ha più bisogno della forza lavoro, quando di capitali si può approvvigionare giusto alla borsa di New York o di Wellington, quando la forza lavoro che gli serve magari la rintraccia in rete o se la va a cercare a Timisoara o peggio ancora molto molto più lontano, non hai più bisogno, non c'è più un legame fra le varie economie regionali e conseguentemente escono fuori Bossi ed escono fuori le tendenze che abbiamo sperimentato. Col marketing territoriale trova la sua radice qui. Il marketing delle imprese cambia, come è evidente, perché un marketing rivolto interamente verso i mercati interni, quindi verso analisi estremamente accurate sulla strutturazione sociale, sui bisogni differenziali dei consumatori, cioè la figura della responsabile d'acquisto. Si parlava prima dei focus group, il personaggio cardine alla massaia, la famosa responsabile d'acquisto che veniva sempre interpellata quando c'era qualche prodotto che non fosse, ripeto, la mette la barba esclusivamente maschile, spariscono, non è che spariscono, vengono riclassificate con la taglia geografica completamente differente che a questo punto acquisiscono i mercati. E ripeto, succede qualche cosa di particolare alle economie regionali che sperimentano una serie molto pesante di difficoltà e da queste difficoltà emerge, ripeto, il marketing territoriale. Io vi ringrazio della pazienza, avevo detto 5 minuti, ho preso qualcuno di più. Facciamo un break della durata che voi mi dite e poi riprendiamo se terminiamo questo discorso. A questo punto si può andare abbastanza in discesa perché in realtà le premesse per arrivare alle conclusioni delle cose che abbiamo detto le abbiamo già fissate tutte, tutte le cose che abbiamo discusso, comprese quelle che incidentalmente discutevamo a proposito del mercato aperto, porteranno all'emergere del marketing territoriale. Fra gli elementi per cui il marketing territoriale è qualcosa che va conosciuto, è qualcosa di spurio che va conosciuto con una certa precisione proprio per evitare di incorrere in errore, c'è anche il fatto che talvolta le specializzazioni locali e quelle che vanno rispecializzate o rilanciate tendono a comportarsi come il gatto imburrato, quindi generare condizioni di non positività. Però noi abbiamo definito la cornice, che è quella del marketing, e a questo punto possiamo discutere meglio che cos'è il marketing territoriale. Non esiste in inglese, è un sapere normativo, ripeto, a qualche chilometro da qui c'è un Isalento dove un collega fa il corso di marketing territoriale, ma non è un sapere anglosassone, è un sapere che origina essenzialmente in Europa e viene sviluppato tra l'altro in modo molto molto intenso, come avete visto precedentemente dalla lista bibliografica sviluppato in Italia, perché il marketing territoriale in realtà risponde a un bisogno che esiste ed è pesante, che esisteva anche prima, ma che prima veniva soddisfatto con strumenti diversi. Non pensavo di aver fatto qualcosa di male. Il marketing territoriale si potrebbe considerare una evoluzione delle politiche regionali. Taluni la definiscono una evoluzione delle politiche regionali, altri la definiscono una mutazione genetica
magari richiamando gli OGM delle politiche regionali, però non c'è dubbio che il codice genetico di partenza almeno è quello, la logica è quella, e in questo senso esiste da molto tempo, che le politiche regionali esistono da tanto. Lì c'è un esempio, nel 1963 in Francia, un paese dove le politiche regionali sono state realizzate in modo molto intenso e non potevano che essere realizzate in modo molto intenso, perché la Francia, avendo una tradizione di monarchia assoluta, ha sempre enormemente sviluppato l'Île-de-France, la regione di Parigi, e ha sviluppato molto poco il resto, tanto che gli economisti industriali francesi ancora negli anni 60, figuratevi, parlavano di Parigi e il deserto francese. Non che ci fosse, c'era Lione, che era una magnifica città industriale, per la moda, chiaro, in un paese come la Francia c'erano aree industriali, ma l'immagine era quella di una gigantesca centralizzazione su Parigi. Quindi la necessità di sviluppare aree che non erano sviluppate c'era per evidenti motivi, tanto che nel 1963 viene realizzata da TAR. Ora, chi studia territorio la conosce molto bene da TAR, perché è un'agenzia tipica, è un'agenzia assai importante. DATAR significa Delegation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale, e faceva esattamente quel mestiere. Io forse è meglio non mi muovo. Forse, allora, scusa. Allora, io... No, facciamo così. L'architetto lo sa perché io faccio questo, perché ho lasciato in albergo gli occhiali. Allora, se guardo lo schermo, leggo tutto senza difficoltà. Se guardo il piccolo schermo del computer, mi si arrabbia tutto, però... Fermo lì. Facciamo così, cerchiamo di leggere. Allora, marketing territoriale, che non esiste in inglese e che vi ho detto un termine italiano, potrebbe essere considerato nella sua forma più ampia come un insieme di progetti, di strategie e di azioni al fine di assicurare lo sviluppo economico di un territorio. Poi si possono dare evidentemente delle definizioni più precise, ma la macro definizione del periodo è questo. E a proposito di questo, ci possiamo porre le stesse domande che ci siamo posti precedentemente a proposito del marketing, che esiste da sempre. E no, qua il discorso è molto diverso. Il marketing è come esigenza per chiunque produca di vendere al meglio il suo prodotto, evidentemente esiste. Mentre non è sempre esistita, anche se è sempre esistito potere sul territorio, la volontà da parte di chi esercitava questo potere di sviluppare economicamente il territorio. La cosa di per sé è anche contraddittoria, perché voi sapete che chiunque detenga potere su un territorio ha un solo modo di arricchirsi, che non è quello di produrre o di fare mercato, perché chi possiede il potere della terra non fa l'imprenditore, non fa mercato, la sua ricchezza è tributaria, lui ha il potere di imporre tributi, e questo è quello che fa lo Stato, no? Vive dai tributi che impone, per cui è evidente che quanto più ricca è l'economia di un luogo, l'economia di un territorio, di uno Stato, tanto più ricco è chi esercita il potere su quel territorio. Questo era vero anche ai tempi delle monarchie, e non c'è dubbio che in qualche misura lo Stato, il governo, abbia anche messo in atto delle procedure che facilitavano i processi di creazione di ricchezza. Pensate ai romani che fanno le strade. Vabbè che le fanno per far andare rapidamente le loro legioni, che sono il reale strumento dell'espansione del potere romano, ma hanno avuto un effetto formidabile sul commercio, come è del tutto naturale che sia, ma la volontà specifica di intraprendere azioni particolari per lo sviluppo economico di particolari parti del territorio è una cosa molto recente. Nella forma del marketing territoriale esiste giusto da quegli anni Ottanta, esiste giusto e deriva direttamente da quei processi che si sono concretizzati negli anni Ottanta e che noi abbiamo ricondotto, che vengono normalmente ricondotti sotto l'etichetta della cosiddetta globalizzazione. E qui noi non siamo stati ritardatari, col marketing siamo stati ritardatari, col marketing territoriale no, nel senso che
anche se non ce ne siamo accorti subito e anche se certe cose le abbiamo subite, non c'è dubbio che l'evoluzione di cui vi parlavo, questa è intervenuta molto rapidamente nel nostro paese e questo spiega anche il motivo per cui noi siamo in qualche misura la patria del marketing territoriale. Marketing territoriale, se lo vogliamo razionalizzare, in realtà non doveva essere così, era stato organizzato in modo tale da far apparire le varie caption a comando, però evidentemente questo programma non prende quello che avevo salvato, per cui leggiamolo semplicemente come una collezione di strisce. Marketing territoriale nasce come evoluzione, uno potrebbe dire come spin-off delle politiche redistributive regionali, perché le politiche regionali sono politiche redistributive, sono politiche che prevedono un ammasso di risorse al centro tramite la fiscalità e poi una redistribuzione, un'allocazione di queste risorse secondo obiettivi di tipo politico. E le politiche redistributive possono essere sociali, e allora avrete il cosiddetto welfare state, lo stato sociale, oppure possono essere redistributive di tipo geografico e non sociologico, e allora avrete le cosiddette politiche regionali. Quando nascono? Nascono col keynesismo e nascono quando se ne comincia a avvertire il bisogno. Il bisogno lo si avverte per la prima volta in modo distinto, il che non vuol dire che l'esigenza prima non esiste, il problema esisteva anche prima, ma l'evidenza della soluzione politica regionale emerge con la seconda delle tre grandi depressioni dell'era industriale. La prima è quella che va dal 1872 al 1996, la seconda è questa, quella che va dal 29 al 45, la terza è questa. La terza è quella che stiamo sperimentando, che è cominciata nel 2007-2008 e qui c'è da fare tutti i gesti apotropaici e tutti gli scongiuri possibili, perché noi con tutta la miglior buona volontà non abbiamo strumenti per influenzare questo processo. La speranza ovviamente è che sia meno lunga di quelle che l'hanno preceduta, però sappiamo che quelle che l'hanno preceduta sono state crisi di tipo depressivo, cioè recessione in condizione deflattiva, la peggiore di tutte, quella che dura molto a lungo, è durata molto tempo. Esiste una letteratura su quella che viene normalmente chiamata grande depressione, in realtà se parlate con uno storico economico, lui vi dice la grande depressione è quella 72-96 dell'Ottocento, quella del 29-45 da cui si esce solo con la Seconda Guerra Mondiale sarebbe la grande crisi. E questa ancora un'etichetta non ce l'ha, insomma, le daranno gli storici nel futuro. Esiste una letteratura, mi sembra di capire che voi avete un'estrazione umanistica più che scientifica, se dico Steinbeck, se dico Furore, esiste una letteratura specifica che sotto forma di romanzo dimostra ciò che effettivamente accadeva negli Stati Uniti. Tenete conto che gli Stati Uniti negli anni 30 sono già di gran lunga il paese più ricco del mondo, perché gli Stati Uniti a livello di reddito pro capite superano la Gran Bretagna intorno alla metà degli anni 80 dell'Ottocento. Quindi negli anni 30 sono già da quasi mezzo secolo il paese con la migliore condizione di ricchezza individuale del pianeta. E ciò nonostante, nella letteratura della Grande Depressione c'è la gente che muore di fame, perché c'è gente che muore di fame nella Grande Depressione, sia pure nel paese più ricco del mondo, perché era un paese ricco, ma non era un paese che avesse politiche redistributive e non aveva il capitale sociale fisso che hanno i paesi occidentali oggi, e non aveva soprattutto politiche in grado di sostenere un impatto di questo genere. Guardate che molti degli indicatori che noi possiamo applicare all'analisi di oggi, disoccupazione, numero fallimenti, eccetera, eccetera, sono peggiori in questa crisi rispetto alla crisi del 29. La differenza enorme è che allora il reddito medio pro capite, mettiamo degli Stati Uniti,
si aggirava sui 9.000 dollari e adesso si aggira sui 40.000 dollari. Quindi il grasso che uno c'ha intorno, quando c'è meno roba da mangiare, è molto maggiore. E soprattutto oggi, ovunque, anche negli Stati Uniti, ma a maggior ragione in Europa, esistono degli strumenti sociali che intercettano le conseguenze più nefaste di una depressione, colché se un'impresa fallisce, e può fallire, o viene tenuta artificialmente in vita e viene data la cassa integrazione, o scattano dei meccanismi che in ogni caso non trasferiscono immediatamente senza reddito chi lavorava in questa azienda. Non c'è soltanto lo Stato, c'è anche la cosiddetta società civile, ci sono anche le cosiddette organizzazioni. Adesso se uno non c'ha da mangiare, se è in una città italiana, trova la Caritas che gli dà da mangiare. Negli Stati Uniti il Mago di Oz l'avete visto? Avete visto il Mago di Oz? Perché Dorothy viene portata via dal Mago di Oz? Perché arriva un tornado, vabbè, lasciamo perdere. Quello è il periodo delle tempeste di polvere. Ci sono anche crisi ecologiche che intercettano quel periodo che è stato molto molto sfortunato negli Stati Uniti. Nei luoghi dai quali è volata via Dorothy per andare nel regno di Oz, c'era gente che veniva espulsa dalla terra e che è effettivamente morta di fame. Allora, in una situazione di questo genere, è evidente che il dato culturale che era stato prevalente fino a quel momento e che leggeva il mercato come un fenomeno di autoregolazione, sul quale di conseguenza non si doveva intervenire, perché intervenire sul mercato avrebbe significato un peggioramento dei processi di creazione di ricchezza, non un miglioramento, viene ribaltato dai fatti. E c'è un'amministrazione degli Stati Uniti che vi è nota, è l'amministrazione Roosevelt, che si incarica di produrre una politica che poi in letteratura entrerà col nome di New Deal, il nuovo corso, che per l'appunto ribaltava l'assenza dell'intervento dell'economia, che si prolunga per 4 anni, che sono devastanti, e all'interno di questo New Deal cominciano le politiche regionali. Il primo esempio di politica regionale che voi trovate in letteratura è la famosa Tennessee Valley Authority, l'autorità, cioè l'agenzia che gestiva lo sviluppo economico sulla base dell'investimento statale nella valle del Tennessee, che è un fiume, in cui vennero realizzate centrali idroelettriche, veniva estratto lo zinco e l'alluminio, venne impiantato il tabacco, fece un sacco di cose per rilanciare con il denaro pubblico. Le politiche regionali vengono applicate poi successivamente nel secondo dopoguerra e diventano uno strumento specifico di tutti i governi occidentali, a partire da quello degli Stati Uniti, e senza alcuna distinzione di posizione politica, nel senso che le politiche redistributive, lo Stato sociale e le politiche regionali, cioè le politiche redistributive territoriali, vengono praticate tanto dai governi di destra quanto dai governi di sinistra. Vengono praticate dalle amministrazioni repubblicane e da quelle democratiche negli Stati Uniti, vengono praticate dalla CDU tedesca così come dall'SPD, vengono praticate dalla destra gollista francese come verranno poi praticate da chi la sostituirà, semplicemente perché si tratta di una tecnica inevitabile di governo. La differenza starà nel fatto che i governi di destra applicheranno queste procedure senza dargli particolare enfasi, le amministrazioni socialdemocratiche invece le enfatizzeranno come oggetto della propria posizione politica, ma non ci sarà differenza, verranno fatte da tutti. Noi ne abbiamo un caso classico, su cui peraltro c'è una pessima letteratura, la Cassa per il Mezzogiorno, che viene fondata, come sapete, nel 1950 e che deve esattamente fare questo. Cioè deve aiutare lo sviluppo delle regioni. Sapete che esisteva una suddivisione importante già prima a livello di sviluppo fra nord e sud, per cui il mezzogiorno che viene implicato è un mezzogiorno che arriva alla Toscana,
Io sono nato all'Isola d'Elba. L'Isola d'Elba era nel territorio della Cassa del Mezzogiorno, benché non sia propriamente a Mezzogiorno. Roma era, capito, per intuibili motivi, all'interno della Casa per il Mezzogiorno, era qualcosa di molto esteso, probabilmente la posizione di Mezzogiorno, ma era ciò che serviva per fare quello che si doveva fare. E perché si doveva fare? In alcune slide come questa, cioè, come vedete, questa parentesi in eretto con scritto perché. Perché diventa una pratica comune? Perché quello che vi ho raccontato prima a proposito della variazione della geografia dei processi di creazione di ricchezza non è che è avvenuto soltanto da noi, è avvenuto dappertutto. Quel processo in ragione del quale la ricchezza si è concentrata da noi con lo sviluppo industriale tipo fordista a Milano e a Torino, funzionando da idrovola e da tutto il resto, è avvenuto ovunque. In Germania è interessato la Ruhr-Renania, in Francia è interessato l'Île de France e la regione parigina, in Gran Bretagna ha interessato le Midlands occidentali, in Giappone ha interessato la regione Tokyo-Yokohama, l'industrializzazione giapponese, tutta lì. Negli Stati Uniti aveva già da tempo interessato quello che è noto come il Manufacturing Belt, cioè se voi considerate il parallelogramma che sono gli Stati Uniti, c'è un piccolo parallelogramma nello spigolo di nord-est, quello è il Manufacturing Belt, parte dalla costa dell'Atlantico, arriva alla regione dei Grandi Laghi, comprende il cosiddetto reame automobilistico, comprende Detroit, comprende la grande fascia siderurgica, Pittsburgh, St. Louis, e tutta l'industria del gigante industriale del Novecento sta lì, non troverete industria altrove negli Stati Uniti, è tutta concentrata lì, perché questo è il modello industriale. Il modello industriale, quando si realizza col modello fordista, con le grandi dimensioni, c'è una coazione invincibile alla concentrazione e alla segregazione territoriale. E il sistema diventa più ricco complessivamente inteso, ma impoverisce le altre parti. Per cui bisogna svilupparle. Svilupparle è un'esigenza di tipo etico, perché dovrebbe essere giusto, no? Che le differenze non fossero così grandi. È un'esigenza di tipo politico, perché nel frattempo si è affermata la democrazia rappresentativa di tipo elettorale, quindi è ovvio che se tu sviluppi un territorio ti assicuri successo alle elezioni, ma è necessario anche dal punto di vista tecnico, perché se tu entri nella cosiddetta società dei consumi di massa, tu hai bisogno di ottimizzare i consumi ovunque, non puoi permetterti che ci sia qui della gente che consuma e qui della gente che non consuma. Come si diceva prima, il meccanismo funziona se le macchine che produce la Fiat a Torino sono comprate in tutta Italia. Non basta che le comprino a Torino e a Milano, perché se le comprano a Torino e a Milano la Fiat fallisce e questi comprano macchine che vengono evidentemente prodotte altrove. Quindi le politiche regionali sono un requisito di efficacia del sistema. Sono un requisito di efficacia del sistema che dura finché si rimane all'interno di questo mondo. Ripeto la citazione che ho fatto prima a proposito degli anni Ottanta come momento di svolta, come grande momento di svolta dove si rompe questo modello che prevede la creazione di ricchezza all'interno dei mercati interni e viceversa, la dimensione geografica ottima per la creazione di ricchezza diventa quella globale, diventano le reti transterritoriali, il modello normativo per cui si realizza il profitto sul mercato è attraverso processi di delocalizzazione e produzioni realizzate in ambienti caratterizzati da mix molto favorevoli di costo dei fattori per poi reintermediare e ricommercializzare praticamente dovunque. Questo è precisamente un processo che inizia negli anni Ottanta, si consolida negli anni 90 e poi esprime già negli anni 90 tutta la sua geometrica potenza. Ora, qui non è che stiamo ragionando di marketing e marketing territoriale, molto si potrebbe dire a proposito della globalizzazione, l'ho accennato prima, da un lato è un processo reso possibile da una gigantesca turnazione tecnologica di tipo rivoluzionario, cioè l'affermazione delle tecnologie microelettroniche, del microprocessore in modo particolare, che fa scomparire le vecchie tecnologie elettromeccaniche e le sostituisce un altro. È una decisione politica. Gli Stati Uniti mirano all'integrazione dei mercati come strumento per rilanciare l'iniziativa in guerra fredda dopo le considerevoli bastonate che avevano preso negli anni 70 e ci riescono splendidamente.
ma soprattutto loro hanno la convinzione precisa di avere per le mani un pacchetto tecnologico che detengono solamente loro. Giusto, mica elettronica ed informatica non era mai accaduto, nemmeno ai tempi della rivoluzione industriale, che una tecnologia rivoluzionaria fosse appannaggio di un solo sistema nazionale che lo protegge, nemmeno ai tempi della rivoluzione industriale. E ai tempi della rivoluzione industriale tutto sommato era naturale, perché non esisteva un sistema di circolazione dell'informazione, e quello che negli anni, nella seconda metà del Settecento, succedeva sull'isola britannica, è naturale che altrove lo si potesse sapere per sentito dire solo dopo molto tempo, ma nella seconda metà del Novecento non è così. Esiste una circolazione sostanzialmente globale dell'informazione, esiste una comunità scientifica internazionale connessa, e ciò nonostante queste tecnologie, come sapete, sono solo ed esclusivamente americane, sono soltanto americane, sono delle imprese americane. C'è il progetto molto lucido di rendersi conto che, alla luce della rivoluzione tecnologica che interverrà e dell'acquisizione di una dimensione globale dei mercati, peraltro l'estensione dei mercati è sempre stata la promessa americana nella Guerra Fredda, le imprese americane sono quelle che possono trarne i massimi benefici, i massimi vantaggi. Poi gli studiosi di relazioni internazionali danno valutazioni complesse di questa. Uno a questo punto potrebbe anche dire che in questo modo gli americani hanno liberato il genio dalla lampada e adesso non lo possono più far rientrare dentro, e questo genio si chiama Cina. Ma indipendentemente da questo, la volontà è evidentemente quella: l'integrazione dei mercati finanziari nazionali in un unico mercato globale, dove il capitale può liberamente girare, si accompagna all'ulteriore integrazione dei mercati materiali delle merci, ciò che avverrà, no, in sede GATT e con l'Uruguay Round, poi darà luogo al WTO, che ulteriormente implementa questa tendenza. Arriviamo alla globalizzazione, ci arriviamo attraverso un percorso di ristrutturazione dalla crisi degli anni 70 che mette nel mirino le politiche redistributive. E a partire dagli anni 80 si affermerà un'oscillazione polare rispetto a tutto quello che era accaduto come portato della crisi del 29-45. La crisi del 29-45 aveva mostrato che il mercato autoregolato genera crisi periodiche, ce lo siamo ricordati fino agli anni 70 del Novecento, e poi ce lo siamo dimenticati. C'erano ottimi motivi di tipo politico per cui ce lo dimenticassero, e siamo rientrati all'interno di una logica di questo genere. È la posizione politica degli Stati Uniti, che prima la applicano al loro interno con la cosiddetta supply side economy, che prevede il taglio delle tasse, no? Per liberare il più possibile le imprese da costi di alcun genere e consentirgli di investire il più possibile nella loro internazionalizzazione. E ovviamente la riduzione del carico fiscale e della presenza dello Stato passa inevitabilmente attraverso la riduzione delle spese dello Stato, dei bilanci degli Stati, e quindi passa attraverso la decostruzione all'interno del cosiddetto Stato sociale e delle politiche regionali. E le politiche regionali progressivamente, mano a mano che si affermano questi processi, diventano sempre meno praticabili e diventano, qui ho utilizzato questo termine, passano di moda, non è un termine scientifico, ma questo è effettivamente ciò che avviene, passano di moda negli anni 80, vengono fortemente ridotte, la cassa del mezzogiorno viene, come sapete, abolita, ma in realtà vengono fortemente aboliti i trasferimenti, ma il fatto che le politiche redistributive, comprese quelle territoriali, vengano di fatto, se non abolite, enormemente ridimensionate, non elimina, è quello che vedete scritto qua, la loro necessità. Anzi, la loro necessità è accresciuta per la regola del gioco di cui vi parlavo prima. La globalizzazione, mentre prima sul mercato competevano le aziende, con la globalizzazione competono i territori, vengono messi direttamente in competizione l'uno con l'altro. Prima della cosiddetta globalizzazione, gli operai di una regione italiana
non erano messi in competizione con gli operai cinesi o con quelli della Romania. La Romania stava in un blocco che il mercato non lo voleva. In Cina era realmente un altro mondo e quindi gli operai italiani potevano tranquillamente lavorare all'interno delle loro fabbriche in condizioni di costo che gli imprenditori sopportavano tranquillamente perché era naturale sopportare. Quelle erano le condizioni con cui si faceva produzione. Ma quando voi date a un'azienda l'opportunità di ridurre drasticamente i propri costi di produzione e quando magari la collocate all'interno di un mercato in cui la riduzione dei costi di produzione è necessaria per la permanenza all'interno del mercato stesso, voi avete messo in concorrenza gli operai di Mesagne, di dove volete voi, di ogni regione urbano, industriale, occidentale, con quelli che stanno altrove. Poi sapete che questa messa in concorrenza a questo punto riguarda tutti, tutte le figure. Nel 1993 Clinton privatizza Internet e lo apre ai privati. E Internet esplode come rete, molti lavori, molte transazioni si fanno in rete. Questo darà un ulteriore gigantesco grado di libertà ai mercati finanziari che realmente si moltiplicheranno molto, molte volte e quindi daranno luogo all'inevitabile scoppio della bolla. Ma al di là di questo anche la stessa produzione materiale di molti servizi trasferendosi in rete di nuovo crea condizioni di concorrenza del tutto transterritoriale. Non esiste una sola regione che no, io ho utilizzato molte volte questo termine, consentitemi di utilizzarlo anche stavolta, non esiste una sola regione del mondo avanzato che non abbia preso gigantesche bastonate. E che cosa? Perché era la condizione normale, un processo di ristrutturazione che prevedeva di essere bastonati. Quando voi infliggete delle difficoltà a una collezione di oggetti, in questo caso economia regionali, quelle solide, quelle forti, possono prendere anche bastonate, ma ce la fanno a inaugurare sentieri di evoluzione. Non sono mica facili. Milano ce l'ha fatta molto rapidamente e difatti si è fortemente individualizzata. Milano non è più una città industriale, dove si facevano pneumatici, adesso si fanno lezioni universitarie di sociologia, di economia alla Bicocca. Però ce l'ha fatta abbastanza rapidamente, ma Milano era già un centro terziario importante, la nostra piazza finanziaria. Torino ha avuto le difficoltà che ha... A me è saltato tutto, però posso anche finire a voce. No, eccolo qua. C'è di... Ecco. Torino, come sapete, ha avuto bisogno di un'Olimpiade per inaugurare un percorso che non è ancora concluso. Quindi tutti pagano prezzi molto molto forti, io ho fatto solo questo esempio italiano, ma si potrebbe fare qualsiasi altro esempio. Se uno non è forte, se uno non è solido, è ovvio che ricava le peggiori difficoltà che giungono anche fino all'impossibilità di poter inaugurare percorsi reali di riqualificazione, percorsi reali di se dobbiamo ragionare in termini di marketing, di posizionamento. È essenzialmente quello che vedete scritto qua. Il fatto che siano passate di moda le politiche regionali non elimina il loro bisogno, che anzi è cresciuto perché le economie locali sono messe largamente in crisi dalla globalizzazione. Ci si trova cioè di fronte a un aumentato bisogno nel momento in cui sparisce o viene assai ridimensionato lo strumento che deve soddisfarle ed è qui che emerge il cosiddetto marketing territoriale. Quindi a cosa serve il marketing territoriale? Serve a riposizionare un'economia locale che si trova in una situazione di crisi o sperimenta elementi di criticità. In altre parole, assolve le stesse funzioni, vado veloce perché vedo che abbiamo fatto un po' tardi, ma ripeto, le cose ce le siamo in realtà già dette in termini di vettori che portano a una situazione di questo genere. In altre parole, assolve le stesse funzioni delle politiche regionali, assolve la funzione dello sviluppo, ma non affidandosi alla redistribuzione di risorse pubbliche, bensì alla logica e alle metodologie del mercato, quindi senza impegno di risorse pubbliche.
o se preferite con un minore impegno di risorse pubbliche. E questo è del tutto coerente alla dimensione ideologica o se preferite culturale che si afferma a partire dagli anni Ottanta, che è in realtà defunta nel momento in cui è fallita la Lehman Brothers e che probabilmente peserà sempre di meno, ma purtroppo impiegherà molto tempo per essere sostituita da una visione di nuovo redistributiva, il che spiega perché le depressioni non si risolvano rapidamente, ma sono così lunghe. Già, però in Italia il marketing territoriale, che si dovrebbe realizzare secondo questa logica genetica, ricorrendo al mercato, adottando una logica di mercato, adottando pratiche di mercato, mutuando dal mercato i linguaggi, mutuando dal mercato gli strumenti, facendo di ciascun attore del marketing imprenditoriale l'imprenditore di se stesso e del suo territorio, tutto questo qui è agito da strutture pubbliche, perché nel nostro paese il marketing territoriale, e per definizione il marketing territoriale è agito da strutture pubbliche, è estremamente diffuso. Perché noi facevamo l'esempio di Salento da Mare, ma in realtà se uno va nel sito di ogni comune della Puglia, della Toscana, eccetera, eccetera, trova l'assessore con delega al marketing territoriale, trova qualche progetto specifico di marketing territoriale, trova la partecipazione a progetti di marketing territoriale promossi dalla regione o da altri soggetti o da qualche ente. Quindi è agito, ripeto, il marketing territoriale da strutture pubbliche, governative, regionali, subregionali e impegna risorse pubbliche. Quindi comincia a chiarirsi, si è detto senza ironia, il fatto che il marketing territoriale sotto questa veste linguistica anglosassone che mutua la cultura di marketing sia un concetto assai più italiano che anglosassone, in modo particolare un concetto europeo più che anglosassone. Ma allora, se sono vere le cose che ci siamo detti finora, io, per me sono vere, poi questo è lasciato ovviamente alla vostra valutazione, allora è giusto il marketing territoriale? È sbagliato il marketing territoriale? Allora, dire giusto o sbagliato è sempre molto antipatico, perché una cosa è giusta o sbagliata non per valutazioni oggettive, ma sulla base delle valutazioni del valutatore, sulla base delle sue priorità valoriali. Ma se cerchiamo di ricondurre il discorso del marketing territoriale a una dimensione squisitamente oggettiva, cioè liberarlo il più possibile dalle valutazioni di merito e ragionare sui dati di fatto, ci sono ottimi motivi per considerare positivo il marketing territoriale, cioè per considerare uno strumento che in effetti è opportuno che venga utilizzato e implementato. Tanto per cominciare, ce n'è bisogno, perché il marketing territoriale interviene dove spesso è necessario, dove c'è un problema reale, dove le forze endogene non riescono a sviluppare sufficiente energia per modificare una situazione, e allora, siccome la situazione è desiderabile che sia modificata, è necessario inserire un booster di qualche tipo, sperando di farcela, e anche laddove non è necessario, poiché si sta ragionando di sistemi territoriali che o sono in crisi o comunque sono in debito di certi processi, è opportuno che si facciano queste cose. Già questa mi sembra una motivazione importante. Inoltre, è vero quello che abbiamo detto prima, però non è vero del tutto. È vero che il marketing territoriale usa prevalentemente risorse pubbliche, però non è del tutto vero, non è corretto dire che sia pubblico, qui è messo fra virgolette, perché voi sapete che il marketing territoriale prevede per definizione, se no non funziona, un'interazione tra pubblico e privato. Chiunque venga a fare, lei solleva le sopracciglia, non è vero? Ma la realtà è sempre un po' più complicata, è sempre un po' diversa rispetto a come dovrebbero essere. Questo, lei è molto giovane, se lo deve aspettare e se lo ritroverà sempre in ogni ambito. Però non c'è dubbio che un progetto di marketing territoriale funziona, può funzionare ed è pensato solo in presenza di questo livello di interazione, che in taluni casi sarà molto intenso, in altri casi lo sarà meno, in taluni casi l'effetto top down del soggetto gestore potrà essere molto ingombrante, in altri meno,
Ma se non c'è questa interazione, è evidente che le cose, gli obiettivi non funzionano. Tra l'altro, il marketing territoriale, abbiamo detto che sostituisce le politiche regionali, e questo è vero, nel senso che la culla genetica è effettivamente questo, ma non è che arriva laddove le politiche regionali, leggi, risorse ridistribuite, sono state completamente eliminate, perché sono state fortemente ridimensionate, ma non sono state eliminate. Esistono ancora politiche redistributive, esistono anche con fondi nazionali. Gli stessi governi stanziano fondi per le politiche redistributive. In Italia è stata, per esempio, la stagione della cosiddetta programmazione negoziata, i cosiddetti patti territoriali, che sono stati fatti anche in Puglia, venivano fatti con fondi del Ministero dell'Industria, con fondi governativi, non erano fondi europei, erano pochi. Purtroppo sì, nella situazione in cui siamo, vedete bene, i governi non hanno le risorse che avevano precedentemente nell'epoca in cui la ricchezza si creava nei mercati interni, e quindi i governi erano ricchi. Ora i governi e gli stati sono tendenzialmente più poveri e quindi questi lussi non se li possono più permettere. Però noi facciamo parte di un'entità che, essendo un'entità composta da molti soggetti, inevitabilmente deve fare politiche redistributive, perché l'Unione Europea non esisterebbe senza politiche redistributive. L'Unione Europea inevitabilmente provoca effetti simili a quelli dell'industria e tende, creando mercati comuni, è chiaro che privilegia coloro che sono più forti. Quindi provoca una ridislocazione dei processi di ricchezza a vantaggio di alcuni. Anche noi ne abbiamo beneficiato, anche mia nostra, ne hanno beneficiato. Però è evidente che chi non ne viene beneficiato o c'ha politiche di compensazione, o altrimenti dice: oh, no, non ci sto più. Se devo partecipare a un gioco dove perdo e dove tu guadagni, non ci sto più. Quindi la dimensione delle politiche regionali è consustanziale alla comunità europea, e ci sono politiche regionali. Ci sono fondi regionali che vengono diffusi ovunque, sia pure con, anche lì ne parlavamo prima, con tempi molto differenti, con modalità molto differenti, ma esiste la necessità di gestirli, e non casualmente il marketing territoriale emerge laddove ci sono queste risorse che vengono ridistribuite, e non casualmente voi non troverete un sito americano col termine marketing, troverete social marketing, ma non trovate il marketing politico, ma non trovate il marketing territoriale, invece troverete siti e agenzie spagnole, francesi, che ragionano come noi, sia pure non con la nostra intensità, di marketing territoriale, che hanno la necessità, ripeto, di gestire queste cose. E non c'è dubbio in ogni caso che l'aspetto, come dire, che noi abbiamo letto come una negatività, ma semplicemente perché il montante delle risorse che vengono redistribuite è diminuito, e laddove tu sei in una situazione di forti differenziazioni geografiche dello sviluppo, questo non può che essere considerato negativo. Ma come contrastare il fatto che la pratica del marketing territoriale, giusto per questa interazione costante e programmatica che prevede fra il livello del territorio, che coinvolge i singoli, che coinvolge i privati, e il livello della progettazione, che è realizzata secondo le metodologie del marketing, tende a favorire la diffusione di elementi di cultura d'impresa. Lei avrebbe potuto qui sollevare di nuovo le sopracciglia, perché chiunque abbia lavorato all'interno di progetti di marketing territoriale sa che queste cose sovente sono scritte sui documenti, però poi concretamente nella pratica avvengono, mettiamola così, in modo molto imperfetto. Sì, però è comunque qualcosa che si ottiene. Di nuovo, se uno cerca la soluzione 100%, se uno cerca l'equivalenza fra ciò che sta scritto nel progetto e ciò che effettivamente si realizza, è molto difficile trovarlo. Ma la disseminazione di elementi di cultura di impresa che avviene attraverso queste esperienze serve a far crescere un territorio. È sufficiente? Non è sufficiente? Qua il punto è interrogativo, dipende caso per caso.
ogni territorio è diverso da un altro, ogni territorio ha opportunità e problemi diversi da un altro, quindi applicando la stessa intensità di intervento, qui ti riesce e qui non ti riesce. Le cose sono evidentemente molto complesse, ma non c'è dubbio che è un elemento di positività. Ho quasi finito, scusatemi, lo so che sono andato per le lunghe, ma mi manca solamente una slide. Quindi ci sono ottimi motivi per dire sì, è uno strumento che potrà anche avere i natali un po' strani e anche qualche piccola finzione al suo interno, cioè un elemento che va utilizzato, però è innegabile, ripeto, che sia un approccio spurio ai problemi di cui abbiamo parlato e che utilizzi metodologie di tipo spurio. Qua vorrei ricondurmi, collegarmi a quello che vi ho detto quando stavo in piedi lì all'inizio. Se deve avere un'utilità è bene conoscerlo bene. Se dobbiamo cercare di evitare gli errori che possiamo commettere nel praticare il marketing territoriale, è bene parlare con franchezza degli elementi di debolezza che ha, per vedere dove si annidano i rischi del fallimento dei progetti di marketing territoriale, perché in quanto spurio è rischioso nei puri termini di efficienza dell'investimento. E ve l'ho detto prima, insomma, l'investimento non è solo finanziario, è un investimento morale, è un investimento aereo, è personale. Non dovrebbero fallire questi esperimenti perché hanno prezzi molto molto elevati, soprattutto nei termini di sottrazione di opportunità e di creazione di demotivazione, laddove viceversa dovrebbe essere creata motivazione. Natura spuria del marketing territoriale, queste sono non tanto per metodologia quanto per attori. Molto si è detto e molto si è polemizzato a proposito delle differenze tra il marketing delle imprese e il marketing del marketing territoriale. Le leve di marketing, prodotto, prezzo, distribuzione, produzione, è del tutto, sono quelle che vengono chiamate leve coordinate del marketing. È evidente che l'isomorfismo può reggere al massimo sotto forma di metafora, nel senso che il marketing delle imprese che ha per oggetto una merce non può che incastrarsi con grave difficoltà su una matrice che tratta il territorio, perché il territorio non è un prodotto sotto ogni aspetto, se non altro perché il prodotto che voi sottoponete ad un'azione di marketing, per quanto complesso possa essere, ha una unità che un territorio evidentemente non potrà avere. La leva del prezzo, che è basilare, è qualcosa che evidentemente non si può applicare a un territorio. La distribuzione di un prodotto è evidentemente qualcosa di diverso. Voi potete scusate, qui c'è scritto produzione, ma dovrebbe esserci scritto promozione, e questa è la quarta leva del marketing. Si può promuovere un territorio? Certamente sì, lo si può fare con le stesse modalità con cui si promuovono i prodotti. Però questo non è sufficiente, perché avete leve profondamente diverse. Però se si ha un atteggiamento positivo, se si ha un atteggiamento positivo e se scatta questo cosino che non scatta, scusate, eccolo qua, molte mediazioni sono possibili, molti isomorfismi sono possibili, molte similitudini ci sono, il territorio non è un prodotto. Però il territorio contiene molte specializzazioni che possono essere suscettibili di un trattamento economico fortemente razionale, e poiché sono attività economiche, sono singolarmente suscettibili di un trattamento di marketing. Allora, si tratterà di metterlo insieme in modo complesso, si tratterà di ragionare non per un soggetto impresa, ma per una logica più articolata. Però sarebbe eccessivo e scorretto dire che le logiche, le metodologie che studiano i vostri colleghi che fanno economia aziendale, economia e commercio, e ai quali insegnano il marketing, non si possano necessariamente applicare al territorio. La stessa cosa serve per il prezzo. È vero che il territorio non può avere un prezzo, però sempre rimanendo nell'ottica del marketing può avere un posizionamento. Il Salento ce l'ha un posizionamento. C'è un posizionamento molto preciso che già lo colloca in una certa posizione all'interno del mercato turistico, che dà già delle indicazioni su come si desidera che i consumatori, il consumo turistico, lo percepiscano,
e quanto si desidera che siano disposti a pagare per fruire di quel particolare servizio turistico. Poi avete a che fare col Salento e quindi avrete punti vendita ricettivi e pararicettivi fra loro molto diversi, avrete alberghi molto costosi, avrete campeggi o strutture molto molto economiche, ma non è vero che la logica adombrata dal prezzo nel marketing non sia importante anche all'interno di una logica di marketing territoriale. Esiste ed è altrettanto vincolante e provoca gli stessi errori se la sbagliate, se non siete coerenti. Se cioè voi date al vostro territorio un posizionamento, diciamo così, di fascia alta, è una scelta. Era con voi che parlavo del prezzo da dare alle marmellate, no? Dipende dalla scelta. La vogliamo far pagare 2 euro o 6 euro? Obbedisce a due progetti, a due idee diverse. Poi se decido di farla pagare 6 euro, mi comporterò in un certo modo e cercherò di collocarla sul mercato in un certo modo. Se decido di farla pagare 2, farò scelte differenti. Ma di nuovo la logica di prezzo è implicata, la logica della distribuzione è implicata. Perché è vero che un sistema territoriale non lo distribuite nei punti vendita, il turismo in questo caso c'è questa particolarità, no? Per cui non è il prodotto che va dal consumatore, ma deve essere il consumatore che si reca in quel particolare prodotto. Ma lo si può tranquillamente distribuire, lo si deve correttamente distribuire attraverso le reti di intermediazione. Distribuire un territorio vuol dire avere rapporti corretti e efficienti secondo una strategia intelligente con tutti coloro che generano flussi turistici in ingresso in un sistema locale, che sono 1000 categorie e sono meccanismi peraltro fra loro profondamente differenti. Allora avrete le varie reti, perché il mercato è molto segmentato di tour operator e bisognerà vedere quali sono quelli che sono più interessanti per voi. E i canali di approvvigionamento poi arrivano anche al bottom up tipico di efficienti strutture di internet che consentono al singolo agriturismo di interfacciarsi positivamente con la domanda. Quindi anche in questo caso una logica di redistribuzione c'è, il che sta a significare che pur essendoci una condizione di non identità, sono forti queste, le mediazioni, gli isomorfismi e le similitudini, per cui come trovate scritto nei manuali, in quei manuali nella slide numero 3, si può in realtà applicare con una ragionevole aspettativa di avere esiti positivi quelle metodologie alla dimensione del territorio. La maggiore fonte di rischio è che mentre il marketing agisce con un soggetto unitario, il marketing territoriale ha a che fare con un attore collettivo. E badate bene, non sto parlando male del... Ora l'antipolitica è molto in voga parlare male dei politici, dell'azione amministrativa, ed è un parlare male che, lei sorride, c'ha anche le sue giustificazioni, e anche la persona malintenzionata, se è onesto. Insomma, deve in qualche modo dirlo, ma non sto parlando male della politica, che per me è ineliminabile, ci deve essere, e non c'è dubbio per me perlomeno che il senso attualmente oggi in vigore dell'antipolitica è eccessivo. Qua c'è semplicemente la natura del soggetto collettivo che agisce il marketing territoriale, che inevitabilmente si muove per processi decisionali differenti rispetto a quelli dell'attore del marketing d'impresa, cioè l'azienda. È un po' quello che dicevamo prima a proposito delle motivazioni. L'imprenditore, l'azienda, è obbligato a fare e quindi farà. Poi magari, se è sfortunato, va a sbattere e fallisce, però comunque farà. Non è che chi gestisce un progetto di marketing territoriale non fa, perché è fannullone, perché ci lavora 3 ore a settimana e per il resto c'ha a far d'altro, perché non lo considera importante, perché è disonesto, eccetera, eccetera. Semplicemente perché è un attore collettivo. E un attore collettivo, e questa è l'esemplificazione della politica, è un attore che contiene al suo interno molte istanze e molti interessi differenti. Allora, il soggetto che agisce il marketing territoriale riuscirebbe a minimizzare l'impatto della differenza tra la logica del marketing territoriale e del marketing, qualora si muovesse come un solo uomo,
qualora, con una metafora abusata, tutti i rematori remassero nella stessa direzione. Invece succede molto spesso, e questo è il maggior rischio, che uno rema di qua e uno rema di là, ma voi sapete, perché siete anche voi gente di mare, che se si fa a questa maniera si fa come il gatto imburrato, si gira in tondo e non si va da nessuna parte. Succede questo, non succede nemmeno questo, perché quando si gira in tondo e non si va da nessuna parte, magari il fatto è talmente eclatante che si interviene, dice ma la barca è ferma, cambiamo. Il problema è quando un remo rema con una certa energia, un altro rema con un'energia diversa, perché gli interessi sono diversi, e allora non sembra di girare in tondo, non si va in tondo, ma poi alla fine invece di andare lì ti ritrovi là. E qui era desiderabile, e là non ti accorgi nemmeno come è successo, ci sei finito, ma è indesiderabile per un qualche motivo. Questo è il problema, che si può concettualizzare in vari modi. Governance, per questo sono importanti quei meccanismi di interazione di cui si parlava, che però sono quelli più rischiosi, sono quelli dove si annidano più facilmente le possibilità di errore. Sono già fuori di 5 minuti e quindi chiudo. Ed è lì dove ci vuole il massimo dell'attenzione, perché torno a dire, il marketing territoriale è un sapere italiano, ce lo siamo inventati un po' noi, ma è stata una buona invenzione, è una cosa che ha dei difetti ma è utile, bisogna farlo funzionare bene. E farlo funzionare bene non sempre è facile, e anzi sono molti casi in cui purtroppo, proprio in ragione di questa difficoltà, tende a funzionare male. Insomma, ne possiamo vedere, ne possiamo discutere magari questo pomeriggio attraverso uno studio di caso. Io vi ringrazio della pazienza, e facciamo la pausa pranzo.